Buonasera telespettatori della 7. Allora, la storia che vi raccontiamo si svolge a Roma, quartiere Parioli. I protagonisti sono professionisti molto facoltosi e ragazzine minorenni che in cambio di soldi, tanti soldi, fornivano prestazioni sessuali. Le conversazioni con i loro clienti sono impressionanti e hanno fatto venire a galla un mondo. Marcio, ecco un'anticipazione di quello che sentirete a Linea Gialla. Sentiamo. Non meno di 2.000 euro mensili, 600 mie e il resto tuo. Mi servono foto dove si vede tutto il corpo, se hai anche sexy. Il video mi serve per vedere come ti sai muovere e presentare, così domani se riesco a trovare un cliente già so come sei. Mi chiedono hai realmente 18 anni. Fino adesso quanti clienti hai visto? Ogni volta che fai uno devi mandare un SMS con tempo e soldi. La rimprovera. Senti, non so se per te è un gioco, ma oggi ti dovevi fare una persona, forse due. Per me è un lavoro, è un guadagno. Mentre tu stavi a dormire, loro ti hanno chiamato ed è saltato tutto. Non mi piace così, mi hai fatto perdere un cliente. Il resto ve lo mostreremo tra poco. La scuola era l'ultimo dei problemi per queste ragazze, non ci andavano. Lo scandalo, pensato, è scoppiato grazie alla denuncia di una madre e grazie a un sito internet di incontri erotici, un sito che metteva in contatto le ragazze minorenni con adulti in cerca di sesso, come ci racconta il nostro Fulvio Benelli. Sentiamo. Dammi soldi, voglio soldi, sì. Ne voglio tanti, così tanti che devi morire. Quando... Ascoltavano questa canzone nelle cuffiette dello smartphone Anna e Maria, come chiameremo le liceali di Roma, che nel nome dei soldi e della coca sono state sfruttate e vendute da adulti ricchi e senza scrupoli. Sullo sfondo due luoghi, uno fisico, reale, il quartiere Parioli, simbolo della Roma che conta. L'altro virtuale, la rete e le sue maglie larghe. Facciamo direttamente entro le due ore 300 e superate fino a mezzogiornata 500. Mandami un po' di foto sexy, anche se no di fuori. Messaggi come questo appaiono sugli schermi dei cellulari delle due ragazze. A mandarli è Nunzio Pizzacalla, un militare di stanza all'Aquila che, attirato dai profili provocanti su Facebook, inizia la sua opera d'adescamento. La minore età non è un deterrente, anzi, è la calamita. Era cambiata, cresciuta in fretta. Passava giornate intere fuori, a volte non tornava nemmeno a dormire. Aveva sempre una disponibilità di soldi esagerata. A luglio ho ricevuto due lettere anonime. Dicevano che mia figlia prendeva cocaina e si prostituiva. Ho provato a parlarne, mi ha risposto: ti brucio i vestiti, mando i miei amici cocainomani a sgozzarti. Mirko Ieni inizia a postare inserzioni esplicite delle due ragazzine sul sito bachecaincontri.com. Quando i clienti iniziano ad affluire, affitta un appartamento in Viale Parioli. Se io c'ho una casa, queste due mi vengono là dentro. Tutte e due, a me, mi fanno 600 euro al giorno. C'ho una casa, gli dico stai ai Parioli, quelle due manco vado a pigliarle. Dopo, quando escono da scuola, mi entrano là dentro. E se non le sfrutto così, non le sfrutto più dopo, capisci? E se una madre denuncia, l'altra approfitta della situazione. Fallito il bar nel quale lavorava sulla Prenestina, una zona popolare di Roma, la donna pretende una percentuale sugli incassi di Maria. Ho detto a mia figlia che i soldi mi servivano, però non credevo che si prostituisse. Pensavo spacciasse droga. In Italia sono circa 3.000 le ragazze minorenni dedite alla prostituzione. E il confine tra professioniste che battono la strada e ragazze normali che cedono alle lusinghe della bella vita, sesso, droga e soldi, si va assottigliando. Ma qui com'è la situazione con le ragazze? È sorsa. È situazione, no? Ma è facile il rimorchio? Ma dipende, forse spendi qualcosa qualche ragazza, però. Ma tu frequenti o è... Io frequento. Ok. Ma com'è? Ci sono pure escort, situazioni così oppure? Miste. Anche minorenni? Sì. Intanto è capitato, ma quanti anni fa? 16 anni. In effetti vedi sta ragazza, un metro 80, belle, abituate alla vita mondana. Per la storia di Anna e Maria sono già 5 le persone finite in carcere. L'accusa è per tutti sfruttamento della prostituzione con l'aggravante della minore età. Intorno agli indagati, famiglie e amici hanno fatto calare una spessa coltre di silenzio. Proviamo a romperla. Chiamiamo a casa di Pizzacalla, uno degli sfruttatori di Anna e Maria. Ci risponde il cugino.
voi eravate al corrente, sapevate, siete caduti dalle nuvole, così posso sapere? Caduti dalle nuvole perché non sapevamo assolutamente nulla. Scriviamo alla sorella di Mirko Ieni, l'altro sfruttatore, per sapere se vuole rilasciare una dichiarazione. Ci risponde su Facebook dicendoci che Mirko è innocente, che la colpa è tutta delle ragazzine a cui piaceva divertirsi e fare soldi. L'avvocato di Ieni, Raffaella Scutieri, ci concede un breve scambio di battute al telefono. Il mio assistito ha negato gli addebiti, rispondendo in sede di interrogatorio di garanzia e fornendo una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto all'ipotesi accusatoria. Ma però scusi, dall'ordinanza si leggono le sfuriate che lui fa alle ragazze perché sono arrivate tardi all'appuntamento con i clienti, per cui come può negare tutto? Perché fornisce una ricostruzione diversa di questa vicenda, non posso aggiungere altro. Chiediamo un incontro anche al legale di Riccardo Sbarra, uno dei clienti delle due liceali finito in carcere. Ma è un ragazzo normalissimo, brillante, commercialista giovane, con molti clienti, assolutamente una persona normale. E allora di che cosa è accusato? Di aver compiuto con queste ragazze degli atti sessuali. Ci sono alcune richieste di fotografie, non si sa nemmeno se siano andate a buon fine. Però presentandole anche agli amici, sapendo che erano minorenni. Ma no, sapendolo che erano minorenni io lo escludo categoricamente. Il resto ve lo mostreremo tra poco. Grazia Longo, buonasera. Avviene buonasera. Tutto sotto i nostri occhi e spesso non ce ne accorgiamo. Sì, questo è veramente il dramma, perché si tratta di due ragazzine che frequentavano la scuola. Apparentemente, almeno all'inizio, sembravano due ragazzine normali, anche se poi in effetti si è subito capito anche a scuola che le cose non funzionavano, perché sono gli stessi compagni di classe che raccontano di queste ragazzine molto vistose, molto scollacciate, per non parlare poi dei problemi che avevano a casa, perché come avete detto anche nel servizio, in un caso specifico c'è addirittura una mamma che favorisce, che aiuta la figlia a prostituirsi. Nell'altro caso direi che c'è un dramma analogo, se non peggiore, anche se è vero che poi da lì si deve tutta la denuncia, quindi per fortuna che la signora se ne è accorta. Però immagino io il dramma di questa mamma, che in casa aveva praticamente una sconosciuta che addirittura è arrivata a minacciarla di morte. Ecco, quindi... già. Tra l'altro, navigando su internet, Sara Viola, si rischia di fare brutti incontri. Si inizia per gioco, poi è difficile fermarsi, no? La rete, Salvo, buonasera a tutti, è un luogo pericoloso oggi, è un luogo del quale i genitori devono tenere conto, devono considerare che i loro figli sono ben diversi da come si mostrano a casa e possono avere aspetti davvero pericolosi, non solo e tanto per se stessi e per la loro incolumità, ma proprio per la prospettiva di vita che si brucia completamente. La dottoressa Lisa Di Bernardino è vicequestore aggiunto della Polizia di Stato. Buonasera, buonasera dottoressa. Come si combattono episodi come questi? In fondo il web ha un potenziale lesivo. No? Ha un potenziale fortissimo. Nessuno toglie quelle che sono le meraviglie del web che offre ai ragazzi. Però la Polizia di Stato è impegnata da lungo tempo a svolgere un'attività di prevenzione all'interno delle scuole, con incontri nei confronti degli studenti, dei genitori, dei docenti. Cioè l'obiettivo fondamentale è quello di ampliare la rete di protezione, quindi di informare, di fornire ai ragazzi degli strumenti di protezione, cioè come agire e navigare sicuri nella rete. Di questo ne parleremo, perché è qualcosa di molto interessante. Quali sono, dottoressa, i fenomeni più diffusi da parte dei minorenni attraverso l'uso dei social network? Quali sono le loro abitudini? Se avete fatto uno studio su questo? Sì, secondo le nostre esperienze, furti di identità, sostituzioni di persone, fenomeni di cyberbullismo, violazioni della privacy. Questi sono, e la mercificazione è un fenomeno diffusissimo, cioè oramai le ragazzine hanno capito che basta scattare una foto o filmare momenti di intimità all'interno della propria stanza e vendere questi momenti e ricavare molto denaro. Anche perché, professor Bruno, buonasera, i rischi sono tantissimi, queste ragazzine venivano sfruttate, vendevano sesso in cambio di soldi, ma le foto possono essere utilizzate non solo dai clienti, ma anche da potenziali pedofili, per esempio. Certo, quello che è importante capire è che la rivoluzione che Internet ha generato nelle nostre case è una rivoluzione molto importante, quindi è molto importante perché si è a contatto praticamente con tutto il mondo,
quindi con uno scenario che non è lo scenario della strada dove il ragazzino di un tempo andava a giocare e poteva magari incontrare, ma raramente, qualcuno disposto male. E qui noi abbiamo la possibilità di prendere un ragazzino di 10 anni, di 15 anni, 12 anni e metterlo a confronto con il mondo, con tutte le sue brutture. Ma nel frattempo i genitori, e questo è il punto, perché la prostituzione è vecchia quanto il mondo, ma il problema è che i nostri genitori, i genitori di queste bambine, non solo non sono più in grado di controllare, non solo non sono più in grado di offrire una differenza fra il bene e il male, ma soprattutto non hanno la più pallida idea di quello che è internet, di quelli che sono i problemi verso cui si va incontro. Vede, io da criminologo sono diventato pedagogista proprio perché mi sono reso conto dell'importanza di lavorare sulle persone, perché le persone comincino, sia i minorenni sia i maggiorenni, i loro genitori, a diventare coscienti di questa mutazione antropologica cui siamo di fronte. Quindi non è inutile dare la colpa a internet. Internet c'è, meno male che c'è, però il problema è che noi dobbiamo essere diversi. Ha ragione forse, anzi sicuramente, il professor Bruno Sara, forse si parla meno in famiglia, no? Questo mondo di internet nel quale si chiudono i ragazzi è un mondo isolato, in cui loro si creano una loro dimensione. Non solo, ma il problema dei genitori è che i genitori partono sempre da un presupposto, quello di conoscere i loro figli. Quando una madre mi dice: ma chi può conoscere mia figlia meglio di me? Io rispondo: chiunque, signora, perché i genitori sono gli ultimi a sapere davvero quello che vivono i loro figli. Il macellaio sotto casa vede tuo figlio con la canna, tu no. E il problema è che il genitore è volontariamente cieco, cioè ha talmente tanta paura di vedere che preferisce non farlo, illudendosi di sapere tutto. Cioè, ci si accorge di tutto questo quando è troppo tardi, forse, grazie. Dire una dimensione tutta personale per cui i figli sono intoccabili, no? E tra l'altro proprio per esempio ai Parioli ci sono tante scuole private, tante scuole ben frequentate, dove per esempio i ragazzini commettono qualcosa che non va bene, arrivano per esempio anche in alcuni casi a rubare negli zaini dei compagni, e i genitori invece di dire al professore: ah, grazie che me l'ha detto, dagli al professore, e difendono, infatti, i figli. Quindi da un lato c'è questa sorta di incomunicabilità, come diceva la psichiatra, dall'altro c'è questo tentativo estremo di difendere sempre i figli, anche sbagliando. Quindi in realtà tu pensi di proteggere tuo figlio, ma fai solo danni. Poi magari voglio chiedere alla dottoressa quali sono i consigli che si sente di dare magari ai genitori. Anzi, glielo chiedo subito, ce ne dica uno subito. Uno subito? Sì. Il dialogo è fondamentale. Fare attenzione ai piccoli cambiamenti di abitudine, d'umore. Cioè, i ragazzi sono persone, cioè, si comprendono. Per cui è importante più che il controllo, la prevenzione. Quindi il dialogo. Quello che colpisce sono i dialoghi, i messaggi nei telefoni di tutti i protagonisti di questa storia, clienti, sfruttatori, ragazzine, minorenni. Parole che raccontano un mondo a noi vicino più di quanto immaginiamo. Ne parliamo tra poco a Linea Gialla. Restate con noi. Senti, non so se per te è un gioco, ma oggi ti dovevi fare una persona, forse due. Per me è un lavoro, è un guadagno. Mentre tu stavi a dormire, loro ti hanno chiamato ed è saltato tutto. Buonasera, benvenuti amici telespettatori. Ragazzine minorenni che vendevano sesso a facoltosi clienti, ragazzini di un quartiere bene di Roma. A colpire di più sono i dialoghi, le intercettazioni raccolte dai carabinieri, che raccontano una storia inspiegabile eppure drammaticamente reale, come ci racconta Erika Crispo. Sentiamo. Se non conosci alberghi, te ne trovo io qualcuno nelle tue vicinanze. Non mi piace andare negli alberghi. Ok, basta che li s***o. Questo scambio di SMS è del 31 maggio 2013.
sono messaggi tra una ragazzina di 15 anni e l'uomo che la fa prostituire, Nunzio Pizzacalla, in carcere dallo scorso 28 ottobre con l'accusa di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile. Destinatarie di questi messaggi, due ragazzine che chiameremo Anna e Maria. In manette, insieme a Pizzacalla, altri tre uomini e una donna. Mirko Ieni, Riccardo Sbarra, Michael Mario De Quattro e la madre di una delle due ragazzine. Quello che emerge da SMS e intercettazioni telefoniche non lascia spazio a equivoci. Non meno di 2.000 euro mensili, 600 mie e il resto tuo. Facciamo direttamente entro le due ore 300 e superate fino a mezzogiornata 500. Mi servono foto dove si vede tutto il corpo, se hai anche sexy. Il video mi serve per vedere come ti sai muovere e presentare, così domani se riesco a trovare un cliente già so come sei. Mandami un po' di foto sexy, anche se no di fuori. È chiaro che Pizzacalla è consapevole che la ragazza sia minorenne. Mi chiedono hai realmente 18 anni. La controlla. Fino adesso quanti clienti hai visto? Ogni volta che fai uno devi mandare un SMS con tempo e soldi. La rimprovera. Senti, non so se per te è un gioco, ma oggi ti dovevi fare una persona, forse due. Per me è un lavoro, è un guadagno. Mentre tu stavi a dormire, loro ti hanno chiamato ed è saltato tutto. Non mi piace così. Mi hai fatto perdere un cliente. Mirko Ieni addirittura fornisce alle due ragazze due numeri di cellulare a lui intestati da utilizzare con i clienti. Ieni dà indicazioni su prezzi e modi. Amo, Antonello, chiamalo. 328 400, voi due insieme. Questo invece è Angelo, solo 300. Questo vi vuole offrire una vacanza a Cannes 5 giorni. Io ho chiesto 1.000 euro al giorno più tutto pagato. Lui 500, trovate una via di mezzo. 1.000 euro al giorno, questo il prezzo di due ragazzine. È sempre Mirko Ieni che trova l'ormai famoso appartamento di Viale dei Parioli 190 per gli incontri di Anna e Maria. Se io c'ho una casa, queste due mi vengono là dentro. Tutte e due a me mi fanno 600 euro al giorno. C'ho una casa, gli dico stai ai Parioli, quelle due manco vado a pigliarle. Dopo, quando escono da scuola, mi entrano là dentro. Prendersi casa, ste co***e. E gli servono i soldi e sfruttarle. Se non le sfrutto così, non le sfrutto più dopo, capisci? E poi, in un'altra telefonata, comunica a una delle due ragazzine che ha affittato l'appartamento. Adesso sta con me. Guarda, se tra una mezz'oretta ci vieni a prendere, un po' possiamo pure lavorare. Domani sera, alle 7:30, firmo il contratto. Quindi da domani sera ci stiamo? No, alle 7:30 domani sera firmo il contratto, che poi tu... Volete venire già alle 8 in poi? Se famo una tromba dell'amicizia, che ne so, che vi devo dire? È sempre lui che cerca di pubblicizzare l'attività con alcuni annunci sul sito bachecaincontri.com ed è sempre Ieni che le rimprovera sulla puntualità. Io sto tutto il giorno appresso a voi due a fare le coglie. Adesso questo lo chiami, ti fai venire a prendere tardi mezz'ora. Chiudiamo qui i conti e te ne vai a casa, perché io non sto a giocare per niente proprio. Amici, io ce lavoro con sta roba, a me non me ne frega un c***o di voi due. Cioè, parliamoci chiari, siete poco serie, poco precise. Adesso devi farti questo. Devi farti questo obbligatoriamente, perché questo sta da due giorni e mi ha rotto il c***o. Siccome sta venendo staccato dall'ufficio e te sta a portare 250 euro, di cui una piotta e mezza è mia, perché sto io a pagare a casa, perché voi non siete capaci neanche di fare questo. Vieni, te lo fai e te ne vai. No, no, aspetta, te però non mi puoi dire quello che devo fare. Cioè, non è giusto che tu mi dai ordini, che c***o vuol dire? Lavoravi oggi, l'ho detto io, quindi nel momento in cui si lavora tu ci stai e non mi fai zompare la giornata. Riccardo Sbarra ha rapporti sessuali con almeno una delle due minori. I suoi messaggi sono espliciti. Mi mandi una foto della della tua amichetta? Dello stesso tenore, gli SMS di Michael Mario De Quattro, che ha realizzato dei filmini dei suoi rapporti sessuali con una delle due ragazze e le chiede 1.500 euro per non diffondere il video su internet. E poi c'è una donna, la madre della 14enne che spinge la figlia a prostituirsi. Dalle intercettazioni telefoniche risulta chiaro che da un lato la sprona a lavorare anche quando la ragazza non si sente bene e dall'altro si raccomanda che non trascuri lo studio. Pensate, una delle due ragazze, quella di 15 anni, accusa la madre, dice è stata lei a farmi prostituire. Professor Bruno, la responsabilità potrebbe essere della madre? Beh, normalmente le madri che hanno loro il problema della prostituzione
possono avere un atteggiamento molto differente. Molte volte proteggono i figli verso qualunque pericolo, molte altre volte invece riescono a rendersi complici di queste cose. Normalmente è un problema di capacità di vivere. Qui mi ha impressionato molto quando questa signora diceva: ma in fondo pensavo che vendesse droga. Laddove il vendere droga diventa meno che un reato, diventa meno reato della prostituzione. E questo è indicativo di come oggi il denaro molto facilmente cambi quelle che ci sono stati sempre, ecco, questi problemi sono stati sempre in molte famiglie marginali. Però ecco, quello che voglio dire è che è fondamentale è che i genitori devono, non possono rinunciare in nessun modo, perché è loro dovere dare ai figli la morale. La morale, la morale, cioè cosa è il bene e cosa è il male. Cosa è giusto e cosa è sbagliato. Tra l'altro, Grazia Longo, l'altra madre invece si è accorta che la figlia aveva vestiti griffati, sì, soldi in contanti, sì, sì, e ha detto: solo in quel momento mi sono accorta che qualcosa non andava. Certo, peraltro anche in quella famiglia sicuramente c'erano dei problemi grossi, perché la ragazzina ha avuto la prima esperienza sessuale a 12 anni, che è incredibile. Tutto, è incredibile, io... quindi sì. non ha bisogno neanche di essere commentata questa frase. Poi c'erano già dei rapporti molto conflittuali tra mamma e figlia. La mamma poi si è accorta che la ragazzina disponeva di troppo denaro, sia in contanti sia per gli acquisti che faceva. A quel punto si è insospettita, al di là ancora delle lettere anonime che poi ha ricevuto, e ha ingaggiato all'inizio un investigatore privato e poi si è rivolta ai carabinieri. Dottoressa Di Bernardino, tra l'altro il telefonino di una delle ragazze e il suo profilo Facebook erano pieni di messaggi con i loro clienti. Come fa un genitore a rendersi conto? Può fare dei controlli per cercare di capire se tutto è a posto nella vita del proprio figlio? Certamente, ci sono in commercio delle applicazioni sia a titolo gratuito che a pagamento, che si possono installare sul computer e sul telefonino e permettono un controllo da remoto, permettono un filtraggio. Da remoto significa a distanza. Significa che lei, genitore, è in ufficio e controlla cosa sta facendo, cosa sta scrivendo, il messaggio che riceve sua figlia o quali siti vede, dove va a navigare, può mettere anche un tempo, per esempio il computer si spegne da lontano, lei decide che alle 21 sua figlia non può più navigare sulla rete, su internet, e il computer non è più, si spegne. Forse sui telefonini è un po' più complicato. Sui telefonini lei può intercettare gli sms, le telefonate, certo. Perché accedere al telefonino del proprio figlio, le faccio una domanda. È un'applicazione che lei deve mettere quando il ragazzo non ha il telefonino, ovviamente, cioè... E questo è il problema. E i ragazzi hanno sempre con sé il telefonino, quindi anche la notte se lo portano nella camera. Forse i ragazzi sanno più di tecnologia rispetto ai loro genitori. Sicuramente questo è vero. A raccontare il mondo di queste ragazzine, più che le indagini, sono i social network, Facebook e altri social, Twitter, Facebook soprattutto, che frequentavano. Basta dare un'occhiata, come dicevo, al loro profilo, al loro diario, alle foto che postavano, alle frasi che pubblicavano, per capire il mondo in cui vivevano. Vito Francesco Paglia, sentiamo. Eccolo il diario Facebook delle baby prostitute dei Parioli. Atteggiamenti provocanti, sguardi di sfida. Le armi formano la parola love, amore. Amore per cosa? Per la vita? Per i soldi? Poi c'è il fumo delle tante sigarette immortalato nelle foto. Una visione sconcertante della vita. Fate l'amore, non fate il liceo classico. Scritto sulla pelle. La scritta su Facebook. Troppe cagne, poche ciotole. Trucco pesante, pose sensuali. Autoscatti espressione di una generazione. Foto scattate con lo smartphone. Tutto raccontato, esibito, su internet. Senza alcun limite. Gli psicologi forensi, Sara Viola, hanno scritto che queste ragazze si comportavano come se fossero più grandi e il fatto di suscitare desiderio era una forma di potere per loro. Più grandi, più bruciate direi, perché crescere significa altro. Crescere significa affrontare la vita, assumersi delle responsabilità, avere, come si diceva una volta, la testa sulle spalle. Questo è bruciarsi, è bruciare le tappe. Quindi, se vogliamo, è togliersi per sempre la possibilità di crescere,
nel senso normale del termine. Solo che noi stiamo parlando, Salvo, di una partita persa. Prima si parlava del dialogo, ma il dialogo deve cominciare quando ti porti a casa il figlio dall'ospedale, è lì che devi cominciare a parlare col figlio, perché quando arrivi a questo punto la partita è persa, per noi ma soprattutto per i nostri figli. Qui con noi c'è una ragazza che frequenta lo stesso liceo di una delle minorenni che si prostituivano, la chiameremo Laura con un nome di fantasia. Vi dico subito che è maggiorenne, quindi l'abbiamo invitata per questo e col consenso naturalmente dei genitori. Laura, che tipo è la ragazza che viene a scuola con te? Intanto partire dal fatto che essendo arrivata a scuola quest'anno e essendo qui iniziato l'anno scolastico a settembre, l'ho vista pochissimo. Già di suo frequentava molto di rado la scuola e veniva solamente un giorno a settimana. Dentro la scuola, proprio l'edificio, neanche l'ho mai vista, per quanto poco ci stava. L'ho sempre vista fuori da scuola e sempre vestita in un modo, con un abbigliamento non consono per il luogo che stava frequentando, e quindi sempre con magliette, diciamo, che le facevano risaltare molto il seno, sempre scoperte, e che facevano apparire questi tatuaggi piuttosto evidenti che sia lei che l'amica appunto avevano. E anche parlando con i professori in generale di questa storia, si è parlato di questo modo strafottente con il quale lei si rivolgeva sia agli stessi compagni che agli stessi insegnanti. Vedete Laura naturalmente di spalla, abbiamo alterato la voce per non renderla riconoscibile, visto la delicatezza della questione che stiamo affrontando. Ti volevo chiedere, Laura, è possibile che nessuno dei professori a scuola si fosse accorto di che cosa succedeva a queste ragazze? Impossibile no, sicuramente sarà successo e tra professori ne avranno anche parlato a lungo, penso. Però tentano sempre di tenere nascosta questa cosa, soprattutto con noi alunni, alunni di altre classi, per evitare che le voci si diffondano. Infatti, parlando in generale, appena scoppiata questa notizia, con i miei stessi professori e insegnanti, hanno cercato di parlare il meno possibile. Quindi che loro non se ne siano accorti è impossibile come cosa. Però appunto, come ha detto anche il servizio, solamente un professore che si è interessato della faccenda per andare a parlare con i genitori di questa ragazza. L'avete mai vista questa ragazza? L'hai mai vista con persone più grandi di lei? Sì. Una sera stavamo tornando da una festa e l'abbiamo incontrata che stava vicino a scuola in un locale, probabilmente aveva bevuto un po' troppo in quanto non si reggeva neanche in piedi. E era piuttosto svestita e circondata da uomini quarantenni, cinquantenni, quindi evidentemente più grandi di lei, che appunto le davano fastidio, però lei appunto prendeva anche perché aveva bevuto, non andava alla ricerca di aiuto, anzi acconsentiva i loro gesti. Faceva una vita al di sopra delle sue possibilità? Penso proprio di sì. Cioè? Non conoscendola non posso dire approfonditamente, però credo che a partire da questi tatuaggi che aveva sul proprio corpo, non dico che il tatuaggio sia qualcosa che ci fa vedere quella persona in modo negativo, ma dipende anche che tatuaggio uno si va a portare per sempre sulla propria pelle. Aveva soldi al di là dei tatuaggi che sì, vestita sempre, come ha detto anche il servizio, in modo griffato, con borse, scarpe sempre nuove, così. E nel vostro ambiente e quindi anche fuori si sussurrava qualcosa che succedeva intorno al mondo di queste ragazze? In particolare questa era visibile, se ne parlava per le foto che venivano pubblicate nei social network, tra Facebook e altre applicazioni per il telefono. Lei pubblicava, cioè parlo di quella più grande che appunto stava a scuola mia, pubblicava spesso foto in cui faceva abuso di droghe leggere, in cui si vantava di questa cosa, e che era una cosa abituale perché ogni giorno pubblicava una foto diversa. Ti ringrazio per la tua testimonianza, Laura. Con le immagini torniamo a Roma, nel quartiere Parioli. Con la nostra Roberta Rei siamo andati a curiosare tra le amiche di queste due ragazze, nelle loro scuole. Siamo andati alle loro feste per sapere cosa pensano di loro, per sapere come vivevano. Guardate. Le hanno chiamate Baby Squillo, le Lolita dei Parioli, le prostitute.
Ma chi sono Anna e Maria, le due ragazzine di 15 e 16 anni che dal cuore borghese di Roma hanno deciso di mettersi in vetrina sul web, offrendo il proprio corpo in cambio di denaro? Cosa pensano di loro gli amici e i compagni di scuola? Com'è il mondo che frequentano? Tu le conoscevi, cioè il giro... Cioè, il giro sapevo che frequentava, è stato perché... Su Facebook sono unite da pose sexy e broncio sensuale legato al motto «Freghiamo la disciplina». Foto che mettevano verso le 5 del mattino dove dicevano «Siamo distrutte!» E qualcosa che faceva capire che erano che avevano sniffato. Il trucco pesante copre l'età incerta. L'idea che hanno di sé è di un'età maggiore di quella anagrafica. Mai senza di te, si scrivono. Stavano sempre insieme, ovviamente. Poi ci stanno foto un po' vedi, tipo, di loro che si fanno. Si taggano tra di loro, lei e l'altra che si fanno le canne e roba varia. Le due ragazze prima erano amiche di Lucia e Serena. Insieme formavano un quartetto. Chi le conosce nel quartiere Trieste che le ragazze frequentavano? Dice che però Anna e Maria, le baby prostitute, erano le più aggressive della banda. La sera magari se trovava qualcuno che la guardava male, non lo so, andava da questa e niente, la menava, cioè, tranquillamente. Cioè, assistito a lei che tirava una pezza, cioè le schiaffo una e poi dopo c'era la gente che l'hanno vista. Abbiamo conosciuto Serena, una delle ragazzine del quartetto indivisibile, di quello che secondo molti forma una banda nei parioli, capitanata dalle due baby Lolita. Io l'ho conosciuta a settembre dell'anno scorso. Vedevo che ogni giorno compravano una borsa diversa, andavano tutti i giorni al ristorante fuori. Poi un giorno mi ero rotta e gli ho detto scusate, ma voi questi soldi da dove li prendete? Io glielo ripetevo ogni giorno finché mi sono scocciata e ho fatto guardate, se non me lo dite io basta, vi dico ciao. E loro mi hanno detto sì, è vero. È vero cosa? È vero che lo facevano, che si prostituivano. Facevano allora, anche uso di droghe? Sì. Che tipo? Cocaina. Parliamo con Serena la sera dopo la festa di Halloween. Lei ha passato la notte in un locale con ragazzi del liceo della sua età in zona Piramide. Che discoteca frequentavano? Palazzo dei Congressi, Spazio 900. Certe volte andavano con la madre di Maria al room 26. Anna e Maria, invece, quella sera avevano prenotato un tavolo a Palazzo dei Congressi, un locale enorme, dove di regola non dovrebbero entrare due minorenni. Risultava che avevano prenotato un tavolo stasera qui. Il tavolo qua costa da 750 euro, ma chi se lo può permettere? Devono venire minimo in 15. Due ragazzine che hanno 750 euro è tanto. Mica voi controllate l'età? Se vediamo che è piccolina chiediamo il documento. Poi se c'è 14 anni di mostra 20... Nel palazzo dove si prostituivano, i condomini cadono dalle nuvole. Anche se, come ci racconta una signora che abita ai piani alti, in passato già c'era stata una denuncia per la presenza di un presunto giro di prostituzione. Te faccio questo, quanto te le posizioni, Anne Parioli 190. Sono data dai carabinieri. Oh, guarda qui, proprio il capitano, no? Dice, io non ti posso fare niente, perché se te la colgo sul fatto... Ok, ma quelli dentro casa sua possono fare quello che gli pare. Mirko Ieni ha foto con Anna e Maria su Facebook. In alcune utilizza i commenti per fissare appuntamenti, come in questo, dove invita a pranzo un amico che va a caccia e che fa apprezzamenti sulla minore. Loro hanno mai fatto nomi di uomini con cui uscivano, che avevano appuntamenti? Magari soprannomi. Soprannomi, tipo Mimmi. Poi, però li sentivo spesso che dicevano il nome Nunzio. Per tutta l'estate, Anna e Maria hanno incontrato i clienti. Sono arrivate fino a Ponza, come mostrano spavalde, postando soldi su Instagram. Da parte della grande, che la conosco bene, non ha mai avuto pentimenti in vita sua, si è sempre mostrata forte, quella che me ne freghista. Mentre quella più piccola è debole, cioè si faceva trasportare da quello che faceva la grande. Anna, la più piccola,
è stata la prima a crollare durante gli interrogatori. Maria la dura si piega solo alla fine con delle lacrime perché le hanno portato via il cellulare. Eh già, grazie Longo, mi chiedo cosa spinge una ragazzina di 15-16 anni a vendere il proprio corpo. Ma sicuramente c'è un disagio profondo perché c'è anche sicuramente della disistima, perché una ragazzina che si stima non si vende, neanche un adulto ovviamente che si stima non lo fa, a maggior ragione una ragazzina. Però io devo dire che riascoltando queste cose di cui ho scritto perché ho letto le intercettazioni, rimango fortemente colpita anche da questi uomini che le trattavano veramente male. Loro si facevano trattare male, ma questi uomini sono veramente dei delinquenti e sapevano benissimo che erano minorenni, quindi senza che adesso ci stanno a raccontare la favoletta. E poi anche loro, pur essendo ragazzine che intrappolate in questi corpi da donna si vendevano con le amiche come delle grandeur, no? Spostavano queste foto, dei denari, fumando hashish, eccetera. Poi in realtà anche loro spesso chiedevano soltanto la ricarica. Ce n'è una dove una delle mie ragazzine dice a uno di questi clienti: ma tanto tu stai all'Hilton, sei ricco, quindi fammi la ricarica. Che ti viene quasi da sorridere, non c'è niente da sorridere ovviamente in questa storia, però fa un po' sorridere il fatto che venivano già pagate tanto e poi si attaccavano alla ricarica come qualsiasi altra ragazzina. Come se fosse un problema gigantesco. Tra l'altro ha ragione Grazia Longo, professor Bruno, cioè questi clienti alla fine sapevano benissimo che queste ragazze erano minorenni, eppure sapendo che era un reato cercare di comprare non c'è dubbio, sesso, andavano lo stesso. Questa è la cosa incredibile. Sì, purtroppo questa è la sopravvivenza di una cultura spaventosa, perché quando noi poi parliamo, per esempio, del femminicidio... Ne parleremo tra poco, tra l'altro. Ecco, certo. Non viene diversamente da questo, viene in seguito a questo, sulla base di una cultura che rende l'uomo padrone della donna, sin da quando la donna è piena. Quello che mi ha stupito moltissimo in quest'ultimo pezzo di filmato che faceva vedere l'amicizia, le feste e così via, è che l'ambiente è purtroppo favorevole a questo. Questo è soltanto un buco, ma la realtà è molto più diffusa. E è inutile che stiamo a parlare di tutto. Il sesso in cambio di soldi, ecco, questo è il punto. Qualche ora fa, quello che dice il professore, cioè, all'Aquila il vescovo ausiliario ha appunto denunciato la situazione che gli è stata segnalata da un medico. Ci sono ragazzine addirittura di età inferiore ai 14 anni che si prostituiscono, cioè, per la ricarica telefonica. È incredibile, quindi, veramente purtroppo... incredibile. E il fatto bisogna è questo, fare qualcosa. No, dobbiamo renderci conto che molto tempo è passato negli ultimi 50 anni e che mentre una volta a 18 anni ancora un ragazzo era un bambinone, diciamo, adesso una ragazza a 12 anni è già pericolosa perché vive tutta le sue possibilità in una società completamente priva di morale, dove i soldi e l'apparenza sono tutto. Che cosa possiamo dire a queste ragazze, Sara? Possiamo dire per esempio una cosa scioccante, che essere vergini non è una vergogna, permettetemi di dirlo. Possiamo dire che dare il primo bacio quando sei innamorata non è una vergogna. Possiamo dire che aspettare 2 o 3 appuntamenti, anche 10 prima di fare sesso, non è un peccato. Possiamo dire alle ragazze di ricordarsi chi sono e qual è il loro valore. Mi sembra di condividere. C'è un'altra storia di cronaca che ha come contesto la città di Roma. È una storia che è un vero e proprio giallo. Si tratta della storia di Simona Riso, 28 anni, trovata agonizzante nel cortile del suo palazzo. Le ultime sue parole sono state: sono stata aggredita e violentata. Ha fatto capire che l'ha uccisa qualcuno. Chi è questo qualcuno? Tra poco a Linea Gialla, restate con noi. Questa signora è arrivata nel nostro ospedale attraverso il 118 con delle chimose e dichiara, cosciente, il fatto di essere stata oggetto di violenza sessuale. Ancora in diretta agli studi La 7 di Milano, questa è Linea Gialla, bentornati amici telespettatori. Cosa è successo a Simona Riso, la ragazza trovata agonizzante
nel cortile del suo palazzo, si è suicidata, come pensa qualcuno, oppure è stata uccisa. C'è un killer in giro per Roma. Cominciamo dalla fine di questo giallo, dalle 10 di mattina di mercoledì scorso, quando Simona è arrivata morta all'ospedale San Giovanni di Roma. Lucilla Masucci, sentiamo. Il 30 ottobre scorso, la vita di Simona Riso, 28 anni, finisce qui, su un letto di ospedale. E qui comincia il giallo sulla sua morte. Suicidio, omicidio colposo, omicidio volontario. Per giorni le ipotesi su chi o cosa abbia spezzato la vita di Simona si rincorrono, si contraddicono, si correggono e tornano ad abitarsi su pochi fatti semplici, ad oggi inspiegabili. Mercoledì 30 ottobre, via Orbisaglia numero 9, Roma. Ore 4:30, Simona riceve la telefonata di sua madre. È lei che la sveglia tutte le mattine per andare al lavoro in un hotel dell'Eur dove fa la cameriera. Quella mattina Simona non arriverà mai al lavoro. Ore 7 del mattino, una vicina di casa apre le finestre e la vede. Inerme, sdraiata nel cortile interno del suo palazzo, alla maglietta tirata su, non si muove. La donna chiama immediatamente un'ambulanza e i carabinieri. Io l'ho vista quando l'hanno portata via, quella povera ragazza era viva, quindi si lamentava, si lamentava. Ore 7:30, pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni. Questa signora è arrivata nel nostro ospedale attraverso il 118 con delle ecchimosi e dichiara, quindi cosciente, il fatto di essere stata oggetto di violenza sessuale. Codice rosso. Simona viene trasferita d'urgenza al reparto di ginecologia. Ci resta per circa un'ora, poi torna al pronto soccorso. Perde conoscenza, va in arresto cardiaco, cercano di rianimarla. Ore 10. Il suo cuore smette di battere. Personale visibilmente scosso, se non addirittura in lacrime, diceva è morta una giovane donna per violenza carnale. Arriva così la prima informazione sulla morte di Simona, violenza carnale, un'informazione sbagliata. L'autopsia rivelerà che non ci sono tracce di stupro sul corpo di Simona. La ragazza ha il bacino fratturato e una costola inclinata. È quella a perforargli il polmone, è quella a spezzargli il respiro per sempre. Che cosa è successo? Non si sa. Perché Simona denuncia una violenza sessuale? Chi ha ridotto il suo corpo in quello stato? Era possibile salvarla? La Procura di Roma apre un fascicolo per omicidio colposo. Rispetto alla morte di Simona, l'ospedale San Giovanni ha commesso qualche errore? Allo stato no. La persona che arriva cosciente e dice sono stato oggetto di violenza, evidentemente viene subito indirizzata su un certo tipo di ricerca clinica. Ma se in secondo piano ogni altro eventuale accertamento. Quindi potrebbe essere purtroppo accaduto che non si sia avuto il tempo di verificare le lesioni interne di Simona. Può essere accaduto anche questo. È lo stesso direttore del San Giovanni a chiedere una relazione interna che chiarisca cosa sia accaduto a Simona dal suo ingresso in ospedale alla sua morte. Se dovessi trovare delle cose che non hanno funzionato nell'ospedale, sicuramente lo invierei, come già accaduto nel passato, invierei il tutto alla Procura della Repubblica. Si sente di dire qualcosa ai familiari di Simona? Francamente pensare che una ragazza di 28 anni possa morire così non fa male, veramente si rimane senza parole. Nella storia della misteriosa morte di Simona, pensate, c'è un buco di più di 2 ore, dalle 4:30 fino alle 7 del mattino. Professor Bruno, cosa potrebbe essere successo a Simona? Beh, intanto non è un buco di 2 ore, perché lui si è stata svegliata alle 4:30, ma poi si è dovuta alzare, si è quanto meno vestita e è stata trovata, almeno dalle testimonianze,
Le dico investita. Che alle 4 ha chiamato la madre, più o meno intorno a quell'ora, o è la madre che ha chiamato lei perché l'ha svegliata. Ma sì, insomma, poi diciamo non si ha un'ora precisa in cui la signora la vede, quello che è certo è che l'ambulanza arriva intorno alle 7. Certo, c'è un paio d'ore in cui non si sa che cosa è successo. Ora, che cosa è successo? Diciamo che le cose non sono moltissime, perché io non immagino che questa ragazza sia alzata e uscita fuori di casa a cercare il violentatore. Quindi se il violentatore c'era, era dentro casa, se c'era. Poi, che cosa è successo? Si è suicidata. Cioè lei dice potrebbe aver dormito con lei? Certo, questo sì. Uno o forse due. Su questo la famiglia pare molto determinata. La famiglia dice probabilmente qualcuno che conosceva. Ora io credo che se la famiglia sa qualcosa deve parlare, e penso che gli investigatori sicuramente staranno facendo i loro interrogatori. Perché se c'è qualche sospetto questo deve emergere. Ora la ragazza lavorava in un albergo, non so come andasse a lavorare, se aveva una macchina o non aveva una macchina, comunque era una ragazza che poteva conoscere molte persone, anche molte persone così all'avventura, diciamo, per poco tempo, può darsi che queste persone stessero con lei a casa, però ci sarebbe traccia. Ecco, io credo che gli investigatori dovrebbero trovare traccia di qualcuno eventualmente che è stato con lei. Qualora invece fosse rimasta sola, bisogna prendere in seria idea il fatto che si possa essere suicidata. Naturalmente sotto questo profilo è un po', come dire, sembra anomalo. Perché? Un suicidio perché anomalo, infatti. Un suicidio anomalo. E allora diciamo che in criminologia diciamo che un suicidio anomalo che non è chiaramente un suicidio è quasi sempre un omicidio, quindi bisogna in qualche modo... La fermo qua. Tra l'altro voglio fare un appello ai nostri telespettatori, a quanti... sanno qualcosa su Simona Riso, possono chiamare allo 0287317, centralino di Linea Gialla sempre aperto, oppure scrivere a lineagialla@7.it. I nostri redattori sono pronti a rispondervi immediatamente. Dottor Portera, buonasera anche a lei. Ai fini delle indagini, cosa è importante fare subito dopo un omicidio come quello di Simona Riso? Ma anche in questo caso la prova scientifica potrebbe essere determinante. Noi sappiamo che in queste ore il RIS sta effettuando vari sopralluoghi all'interno dell'appartamento. Come diceva giustamente anche il professor Bruno, all'interno dell'appartamento possono essere presenti le tracce delle ultime persone che hanno visto, che hanno parlato con la vittima, dalle ultimi minuti alle ultime ore. E spesso accade all'interno delle scene del crimine, come un contributo fotografico che possiamo vedere di un'altra scena del crimine analoga a quella di cui stiamo parlando, dove i reperti come bicchieri, mozziconi di sigaretta o eventualmente anche impronte digitali ci hanno detto chi in quel momento, in quelle ultime ore, era all'interno dell'appartamento. Queste prove scientifiche, queste impronte, confrontate con le testimonianze rese dalle persone vicine, possono effettivamente dare un contributo fondamentale a risolvere nelle prime ore, nei primi giorni, un crimine come questo. Dicevamo Grazia Longo è un suicidio anomalo, perché invece i familiari, come giustamente annotava il professor Bruno, sono convinti che si tratti di omicidio. Il fratello addirittura ha detto è qualcuno che la conosceva. In queste ore ci risulta che gli inquirenti stanno controllando una serie di persone che hanno contattato Simona Riso nelle ultime ore di vita. Anche lì probabilmente il telefonino, i computer, i social potrebbero essere determinanti. Sì, sicuramente. E innanzitutto voglio dire che ogni morte merita rispetto, a maggior ragione quando si tratta di una ragazza così giovane e a maggior ragione quando c'è tutto questo mistero. Però io lo voglio ribadire, la pista del suicidio non è accantonata, perché le telecamere non hanno ripreso nessuno che è entrato in quella casa. Quindi se qualcuno l'ha buttata giù, vuol dire che stava già all'interno della casa. Infatti la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Stanno facendo tutti gli accertamenti, stanno facendo tutti i controlli. Però io mi rendo anche conto della difficoltà forse di inquadrare il problema sotto un certo punto di vista. Comunque l'unico dato certo, che questo va ribadito, è che lei non è stata buttata giù dalle scale, come si era detto in un secondo momento, ma anche la procura è tornata alla prima tesi, cioè che lei è caduta. Se poi sia caduta perché si è buttata lei,
perché ha avuto malore o perché invece l'ha ucciso qualcuno, e questo ovviamente deve essere scoperto. I dubbi su questa storia sono veramente tanti. A cominciare da una domanda: perché Simona e i suoi soccorritori non fa il nome dell'eventuale assassino e parla semplicemente di un'aggressione, di una violenza sessuale prima di morire? Voleva proteggere qualcuno? Stava nascondendo qualcosa? Lucilla Masucci, ancora, sentiamo. Giorni, 6 giorni dalla morte di Simona, 6 giorni di indagini, verifiche, dubbi. Eppure ogni ipotesi possibile riporta qui, in via Bisaglia, numero 9, la casa dove Simona vive, la casa dove Simona muore. Era brava, rock. Erava rock, capisci, rock, rock. La donna che piace camminare senza paura, lei non ci aveva paura di nessuno. E proprio in quella smagliatura del suo passato si concentrano le prime ipotesi degli inquirenti. Avanza il sospetto del suicidio. L'ipotesi è che Simona si sia volontariamente lanciata dal terrazzo del suo palazzo. L'altezza mi sembra un'altezza importante, credo che, non lo so, non sono medico, ma se uno si getta da un quarto piano si faccia parecchio male, non si parla di, sì, lesioni interne sicuramente, ma credo che si muoia, credo. I familiari respingono con forza l'ipotesi che Simona si sia tolta la vita. Pensano ad un'aggressione da parte di qualcuno che la conosceva. Perché il fatto che la ragazza sembra non si sia difesa fa propendere per l'ipotesi che potesse conoscere il suo aggressore. Simona arriva in ospedale cosciente e dichiara di essere stata violentata. Durante la visita ginecologica Simona era cosciente e non ha fatto il nome di nessuno. Non lo so. Nessun nome, perché Simona non denuncia il suo ipotetico aggressore. L'esame autoptico rileverà che non ci sono segni di violenza sul corpo di Simona. Chi l'ha massacrata in quel modo e perché? Qualunque cosa sia avvenuta, avviene in un buco temporale che va dalle 4:30 del mattino, quando la mamma di Simona la chiama al telefono, alle 7, ora in cui la vicina la vede agonizzante nel cortile. 2 ore e mezza di buco, il buco che inghiottisce la vita di questa ragazza. Che cosa avviene in quei 190 minuti? Torniamo in via Urbisaglia, molte porte chiuse, nessuno ha visto niente, nessuno ha sentito niente, o quasi. Quello che so è quello che ho già detto ai carabinieri, io ho sentito solo battere a un certo punto e basta. Una botta tipo una caduta? Dei colpi, no, assolutamente nessuna caduta. Come se battessero a una finestra o a una porta. Tutti in questa strada hanno un'unica paura. Che ci sia una persona che ha colpito quella ragazza e che sta ancora qua. Via Urbisaglia è piena di occhi, telecamere a circuito chiuso che ne riprendono ogni anfratto. È in quei filmati che gli inquirenti cercano di trovare tracce di un possibile assassino. Eppure, l'analisi di quei fotogrammi, ad oggi, non restituisce fatti anomali e, soprattutto, indica una cosa precisa. Simona non è mai uscita dal suo condominio. Il 4 novembre scorso, i RIS tornano in via Urbisaglia. Restano lì un'intera giornata. Le ipotesi sulla dinamica della morte di Simona sembrano restringersi. Le fratture e le ecchimosi sul suo corpo sembrano essere compatibili con una caduta dal terrazzo. Ancora, Simona è caduta da lì. Su quel terrazzo si incrociano paure antiche e un terrore nuovo. Forse si è lanciata volontariamente, o forse qualcuno l'ha spinta. Nessuna delle due ipotesi riuscirà mai a rispondere all'unica domanda possibile sulla morte di questa ragazza di 28 anni. Perché? Professor Bruno, è plausibile ciò che dicono i familiari, cioè che Simona possa essere stata uccisa in un altro luogo e poi portata nel luogo dove è stata ritrovata? No, questo non lo vedo, lo vedo difficile, non impossibile, ma difficile. Quello che è certo è che, se posso lanciare un ramo contro l'idea del suicidio, buttarsi dal quarto piano, a parte il fatto che ci dovrebbero essere anche lì, ad un'analisi del RIS, eccetera, delle tracce, insomma, ecco. Buttarsi da solo, intendo, per un suicidio. Ecco, ma quando un corpo, ecco, dobbiamo rifarci un pochino alla fisica, se un corpo cade ed è vivo, cosciente, addirittura è cosciente in ospedale, normalmente quando si cade ci si rovescia e si cade con la testa e con le braccia verso terra.
e non è possibile che dal quarto piano non ci si rompa almeno un braccio o comunque una gamba. Certo. Quindi che lì ci siano delle fratture al bacino, solo al bacino, e anche la costola che avrebbe leso il polmone, non sappiamo se con un pneumotorace diciamo che si è formato, e che in questo caso questi sono problemi poi dell'accettazione, certo, dell'ospedale, perché l'ospedale ci dovrà rendere conto del perché questa persona non è stata trattata per quelle che erano le urgenze. Ora, anche picchiare una persona, romperle il bacino, è una cosa molto rara. Deve essere una persona buttata a terra e essere presa a calci, capito? Portera, tra l'altro ci sono delle tracce biologiche che si possono trovare sul corpo di Simone che ci possono portare all'assassino? Sicuramente sì, in quanto in autopsia vengono spesso fatti dei tamponi, ovvero delle tamponature come quello che vi ho portato questa sera. Sono delle tamponature che vengono fatte nelle zone dove probabilmente la vittima può essere stata afferrata, e quindi i polsi e soprattutto anche nel collo. Vengono quindi prelevati con questo tampone delle tracce proprio della pelle della persona che ha aggredito, poi sottoposte all'accertamento del DNA per trovare chi è stato. Oltre a questi, classico anche delle violenze sessuali, i tamponi sotto le unghie, perché spesso accade che le vittime di violenze sessuali cercano di difendersi aggrappandosi all'aggressore, quindi il DNA dell'aggressore può essere ritrovato proprio in maniera completa proprio sotto le unghie della nostra vittima. Grazie Longo. Tra l'altro Simona dice: sono stata violentata ma non fa il nome dell'assassino, ed è una prima stranezza. La seconda stranezza è che nessuno dei vicini di casa a quanto pare ha sentito nulla. Sì, sì, cioè sicuramente questo è insolito, perché se qualcuno viene aggredito anche da un punto di vista, voglio dire, fisico, sessuale, in qualche modo si lamenta, e questo non è avvenuto. Però devo dire, fa molto strano che anche in ospedale, cioè, per quanto lei avesse detto mi hanno violentata, ma dico io, non si sono accorti che aveva il bacino rotto? L'hanno visitata, non se ne sono accorti? Io sono esterefatta, veramente esterefatta. Mi viene da dire, scusa, grazie, ti interrompo. Prego. Che Simona ha fatto di tutto per depistare i medici, di tutto, è stata viva a lungo e non ha lamentato le cose per le quali poi è morta, cioè non riusciva a respirare, aveva mal al torace, è come se si fosse suicidata due volte, addirittura ha impedito ai medici, essendo arrivata viva e cosciente in ospedale, di salvarle la vita. Dal punto di vista psichiatrico ho pochi dubbi sul perché. Esiste una patologia psichiatrica per cui la vittima durante la notte si sente in qualche modo violentata sessualmente, spesso sono donne, e avendo la precisa idea che qualcuno è andato lì o ha fatto delle cose sataniche attraverso lui. Quindi questa è una possibilità che dobbiamo tenerla presente. Però ecco, una persona si può fare quei danni che la ragazza si è fatta, anche se viene gettata da una finestra o da posto alto, ma in quella situazione è una situazione in cui in quel momento sta dormendo, in quel momento non è presente a se stessa. Allora cade diciamo in orizzontale, cade con il bacino si rompe, e probabilmente anche la costola in quel momento può dare la lesione che ha avuto. Però ecco, questo presupporrebbe che la persona sia stata lanciata giù in un momento di non presenza a se stessa. Cosa hanno fatto tutte le analisi per valutare la presenza di droghe, di psicofarmaci e così via? Lei assumeva dei psicofarmaci, ma pare fossero psicofarmaci normali, ecco, di normale uso. Abbastanza blandi. Ricordiamola allora, Simona Risu, chi era questa ragazza trovata morta, trovata agonizzante nel cortile della sua casa di Roma? Chi era? Che sogni aveva? Ricordiamola con Romana Marocco. Una ragazza così bella a scomparire così nel fiore della gioventù. Siamo a San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. Qui è nata Simona Risu, la ragazza di 28 anni, ritrovata in fin di vita, nel cortile della sua abitazione, il 3 novembre scorso. Siamo tutti scioccati, sdegnati. Oggi San Calogero è un paese chiuso nel silenzio, irrispettoso del dolore che ha colpito una famiglia che lì tutti conoscono. Tutto il paese si è stretto intorno alla famiglia, non solo sul momento così emotivo, ma anche realmente come vicinanza, perché è una famiglia stimata in paese. Immagini,
Immagino i genitori, il fratello, la sorella, come la possono vedere. Sono triste, sbandati, non sanno cosa, come si devono regolare. Perché non è bella questa cosa. Non è facile avvicinare i genitori e i fratelli di Simona. Ci dicono che non vogliono rilasciare interviste e ci chiedono di rispettare la loro sofferenza. Non voglio rilasciare nessuna dichiarazione a loro. Qui tutti hanno conosciuto Simona, l'hanno vista crescere. Ragazza, sì, bellissima ragazza. Lei e tutta la sua famiglia. Lei se la ricorda da piccola? Certo, stavo qua, certo che me la ricordo benissimo, certo. Abita qua vicino, insomma, poi era una bambina molto socievole, molto bravissima, insomma, proprio il suo destino. E me la ricordo una ragazza solare, tranquilla, allegra, viene da una famiglia di lavoratori, gente onesta, gente che ha sudato e ha fatto sacrifici per tirare avanti i suoi figli, per mantenerli e mandarli all'università. E poi per Simona la scelta di trasferirsi a Roma per cercare fortuna. Queste povere ragazze che vanno a trovare un pezzo di pane. So che il dottore del lavoro era contento di lei anche, certo, perché lei era dedita al lavoro e non guardava orari. È difficile oggi trovare una spiegazione a questa morte. Una morte che nasconde ancora tanti dubbi e incertezze. Una figlia che va certamente a trovare fortuna, lavoro, e dopo si perde così nel niente. Non è una bella cosa. Eppure, nelle prime ore immediatamente successive alla morte di Simona, una delle ipotesi più accreditate è stata quella del suicidio. Ma è Nicola, il fratello di Simona, a smentire quelle che per lui sono soltanto voci infondate. Un anno fa iniziavo a uscire da questo periodo parecchio difficile, e aveva riacquistato la serenità, era pronta a vivere, a combattere, a riprendere a vivere. Io non so come mai gli inquirenti abbiano pensato al suicidio. E allora, perché Simona Riso è morta? Non si sa la cosa come è andata, non si può sapere. Qui a San Calogero sono tutti in attesa di una risposta, vogliono sapere la verità. E c'è il sospetto che dietro questa morte possa esserci qualcosa di più, qualcosa ancora da chiarire. Se c'è un colpevole, e noi vogliamo che questo colpevole venga fuori. I familiari di Simona Riso sono convinti comunque che lei sia stata uccisa e sia stata uccisa da un conoscente. E vediamo se ci sono aggiornamenti sul caso di Simona Riso. Colleghiamoci con la nostra redazione, con Beba Maturo. Beba, ci sono novità? Sì, Salvo, si continua a scandagliare nella vita di relazione, nelle amicizie, nelle conoscenze di Simona Riso, sperando che da lì possano arrivare delle risposte. Ma ci si augura soprattutto che le risposte possano arrivare dall'analisi dei dati telefonici dei due cellulari che Simona usava. Da questa analisi potrebbe arriverà sicuramente anche con certezza l'orario e la durata dell'ultima chiamata, quella ricevuta dalla madre. E poi l'analisi del tablet di Simona, che pare fosse solita frequentare le chat su internet e i social network, perché da lì veramente potrebbero arrivare delle risposte. È stata trovata la SIM card che Simona usava per entrambi i suoi cellulari, anche per il tablet. Questa SIM card non è stata ritrovata nei jeans che indossava al momento del ritrovamento del corpo, perché in quel momento indossava una maglietta e una lunga gonna nera, per cui questa SIM card è stata ritrovata nell'appartamento di Simona Riso. Da queste analisi ci si augura che gli inquirenti possano trovare al più presto delle risposte. Anche grazie, anche lì dai social network, da internet, dai tablet, dai telefonini potrebbe arrivare la chiave. Facce buone dei social network, no? Perché se internet per tanti motivi, come abbiamo detto prima, rappresenta un problema, un'insidia, invece è sicuramente un modo per essere monitorati, quindi quello che scrivi o che dici rimane. Insomma. L'assassino potrebbe avere contattato Simona Riso su un social, via internet, come è successo a un'altra ragazza, Chiara Brandonisio, uccisa da un uomo conosciuto su internet che non aveva mai visto. E che pensate, si sentiva il suo uomo. Tra poco a Linea Gialla, restate con noi.
qualche giorno prima dell'aggredita, non ha fatto altro che mostrarsi in cam con una pistola, dicendo che se lei l'avesse lasciato, lui si sarebbe ammazzato. Bentornati a Linea Gialla, amici telespettatori. Si chiamava Chiara Brandonisio, aveva 34 anni, è stata uccisa da un uomo che aveva conosciuto su internet, su Facebook, e che non aveva mai visto. A un certo punto Chiara non gli ha risposto più ai messaggi. L'uomo, pensate, ha fatto 800 chilometri e l'ha raggiunta, l'ha pedinata per 24 ore e poi l'ha uccisa. Romana Marrocco, sentiamo. Mia sorella, tra virgolette, ha conosciuto questa persona la prima volta, quella mattina in cui l'ha aggredita. Premeditazione e crudeltà sono state messe in atto. Chiara Brandonisio è una giovane donna uccisa brutalmente il 10 luglio del 2010 da un uomo conosciuto in chat soltanto pochi mesi prima della sua morte. A Carbonare, in provincia di Bari, dove vive, non sono in molti a conoscerla. Dopo la recente e sofferta separazione, si divide tra il lavoro in fabbrica e la propria casa. E che cosa gli diciamo? Che era una brava ragazza, non meritava quello che gli è successo. Chiara era una ragazza molto semplice, tra l'altro molto ingenua e soprattutto una persona che si fidava molto degli altri. Chiara trascorre spesso il proprio tempo libero al computer. Ed è così che una sera, chattando su Facebook, conosce un uomo, Daniele. Tra loro soltanto un'amicizia virtuale durata poco più di 5 mesi. Appuntamenti in chat e lunghe chiacchierate a cui Chiara affida il racconto delle proprie giornate. Chiara non si era resa conto effettivamente di quanto fosse pericoloso il suo interlocutore. Soltanto dopo la morte di Chiara si scoprirà che il vero nome di quell'uomo e Domenico Iania. In breve tempo, Domenico cambia atteggiamento verso Chiara e lei diventa presto la sua ossessione. Per lui questa amicizia rappresentava una vera e propria storia d'amore. L'uomo nel tempo ha cominciato a manifestare una certa gelosia nei confronti della ragazza, al punto tale da telefonarle in continuazione fino a vessarla, e la stessa non ha fatto altro poi che denunciarlo per ben 2 volte. Chiara inizia a sentirsi in pericolo, tanto da decidere di interrompere ogni contatto con quell'uomo. Gli ultimi giorni ero un po' preoccupata, si era chiusa in sé, non parlava più, cioè di più di quello, diciamo, delle cose del genere, però non parlava più, non diceva più niente. Prima della tragedia, Domenico Iania contatta Chiara, vuole incontrarla di persona, vuole conoscerla a tutti i costi, ed è quel no, quel rifiuto da parte di Chiara che fa scattare nell'uomo un senso di vendetta. Qualche giorno prima che l'aggredita, non ha fatto altro che mostrarsi in cam con una pistola, dicendo che se lei l'avesse lasciato, lui si sarebbe ammazzato. E lì invece che è stato messo in piedi un vero e proprio piano criminale. Domenico Iania parte da Morfasso, vicino Piacenza, dove vive, percorre circa 800 chilometri e poi arriva davanti a casa di Chiara. Da quel momento l'uomo osserva da lontano la sua vittima. Lui di Chiara aveva praticamente saputo e scoperto tutto. Sapeva dove lavorava, sapeva i suoi orari di lavoro, sapeva dove abitava. Sono le 6:30 del mattino. Chiara è in bicicletta e sta per arrivare nell'azienda in cui lavora. Non sospetta minimamente che il suo assassino è già lì ad aspettarla. Domenico Iania aggredisce Chiara alle spalle e si accanisce senza pietà sulla donna con una spranga di ferro che si è portato da casa. Non si è resa manco conto di chi fosse questa persona. Lui l'ha resa indifesa, prima colpendola alle braccia e alle mani e successivamente l'ha colpita ripetutamente alla testa, sfondandole la teca cranica, fino a lasciarle materiale cerebrale riverso sul manto stradale. Chiara viene abbandonata sul marciapiede in fin di vita e soccorsa da un collega di lavoro. Io l'ho presa e l'ho messa in macchina, però stava tutta insanguinata, tutta la testa sfracassata. Domenico Iania verrà rintracciato 3 giorni dopo nella sua casa di Piacenza ed arrestato.
viene condannato a 30 anni di reclusione in via definitiva per omicidio volontario premeditato e riconosciuto dalla perizia psichiatrica totalmente lucido e capace di intendere e di volere. Ancora oggi, a distanza di 3 anni, Piero, il fratello di Chiara, si chiede il perché di questa morte e perché a quel mostro che ha ucciso sua sorella non è stata riconosciuta nella sentenza di condanna l'aggravante della crudeltà. Cosa avrebbe dovuto fare questa persona, mia sorella? Avrebbe dovuto ridurla in frammenti? Davvero incredibile questa storia. Stiamo parlando di femminicidi su internet. Sara Viola, cosa scatta, cosa si scatena nella mente di un uomo che, pur non conoscendo, non avendo mai conosciuto, una donna decide che è sua per sempre? Perché questo insegna questa storia. Il fatto che al momento della commissione del reato lui fosse in grado di intendere di volere non significa che lui non avesse dei profondi squilibri emozionali. Quest'uomo evidentemente viveva in una realtà sua, dove il suo bisogno di avere qualcuno che lo amasse e il bisogno di amare qualcuno si era trasformato in un'ossessione patologica, per cui lui non viveva più la persona Chiara per quello che era veramente, ma per quello che era il suo bisogno di vedere Chiara, proiettando su di lei tutte quelle che erano le sue carenze affettive. Adesso voglio sentire anche il professor Bruno, ma volevo chiedere alla dottoressa Di Berardino cosa scatta, non credo che sia un episodio isolato, questo. Ci sono denunce di stalking da parte di donne che navigano su Facebook, perché non credo che sia una storia isolata, probabilmente non si arriva sempre a questo punto, ma capita di conoscere una persona su internet, di chattarci insieme? È frequente, riceviamo denunce di stalking, perché poi le relazioni iniziano così, sempre più frequentemente persone si incontrano, instaurano rapporti sulla rete e non si rendono conto delle persone che hanno di fronte, cioè si instaura questo rapporto che è un rapporto fatto di confidenze, di messaggi, di confidenze, e quello che noi consigliamo alle persone, in questo caso parliamo di adulti, sì, è quello di anticipare il momento e la soglia di tolleranza, cioè comportamenti possessivi, inadeguati, persecutori, cioè devono far scattare un campanello d'allarme. La donna che ha di fronte un uomo che chiede di controllare, perché nel caso di specie, noi l'abbiamo seguito, il caso di cui parlavamo prima, è stata lei a fornire a lui tutte le informazioni relative al luogo di lavoro, la sua abitazione, il cellulare. Addirittura lui poteva controllare le bollette, perché era diventato ossessivo, geloso, per cui pensava, l'accusava di avere altre relazioni, e lei, per tenerlo tranquillo, gli ha detto: guarda, queste sono le mie password, controlla anche i miei movimenti, le mie telefonate. Per cui non accettate queste proposte, non abbassare la guardia. Soprattutto non far entrare persone nella propria sfera privata se non siamo assolutamente sicuri di chi abbiamo di fronte. Esatto, sicuri di chi abbiamo di fronte. Tra poco voglio sentire anche il parere del professor Bruno, ma siamo collegati in diretta con Carbonara, Bari, dove c'è la nostra inviata Tommy Guerrieri, proprio dal paese di Chiara Brandonisio. Tommy. Sì, Salvo, buonasera. Come puoi immaginare, c'è rabbia e dolore qui a Carbonara, a casa dei fratelli di Chiara. Siamo con Piero. Buonasera, Salvo. Buonasera, con Giuseppe, Piero. Buonasera. Che è buonasera qui accanto a noi. Più tardi sentiremo anche l'avvocato della famiglia Piero 40. Intanto, Giuseppe, un ricordo di Chiara. Chiara, mi manca la sua semplicità, il suo sorriso e soprattutto la sua presenza. Salvo, come dicevo, rabbia e dolore anche perché, come abbiamo sentito nel servizio, la Cassazione ha confermato la premeditazione, però ha rinviato a giudizio la crudeltà aggravata. Ne parlavamo prima con l'avvocato. Avvocato. Buonasera a tutti. In particolare volevo in prima battuta ringraziare voi della redazione, anche perché mi avevate dato la possibilità di effettuare questo videocollegamento dal mio studio. Ho voluto rinunciare a questo, ma solo per essere umanamente vicino ai poveri familiari della Chiara Brandonisio. Volevo aggiungere più che altro, perché che quello di cui stiamo parlando non è altro che una tragedia dettata da un becero egoismo che contraddistingue la società di oggi. Una società, secondo me, cara Tommy,
sorda, indifferente, perché la Brandonisio, già come accennato prima nel video dal fratello Piero, aveva chiesto aiuto ben due volte alle forze dell'ordine e quindi allo Stato, quindi a noi, e nessuno di noi è stato capace di proteggerla, di difenderla da questa furia omicidia. Aggiungo solo un'ultima cosa riguardo alla crudeltà che è stata esclusa dalla Suprema Corte di Cassazione, ma le motivazioni non ci sono ancora giunte. Entro 30 giorni dalla delibera sapremo appunto grazie. Il perché di questa esclusione. Grazie avvocato e grazie naturalmente a Tommy Guerrieri. Professor Bruno, cosa scatta nella mente di quest'uomo secondo lei? Come la possiamo leggere dal suo punto di vista? Bisogna innanzitutto rendersi conto che i social network sono dei luoghi che noi ancora non conosciamo e che se internet rappresenta il mondo, questi luoghi rappresentano il quartiere dove noi oggi viviamo, solo che mentre nel quartiere noi vediamo le persone, le misuriamo con i nostri sentimenti e con i nostri comportamenti, qui non sappiamo nulla, non sappiamo neanche se la persona è maschio o femmina. Eppure per quel tipo di transfert che si verifica ogni volta che si apre un rapporto, noi diamo tutto a questa persona e i più ingenui, ecco, arrivano addirittura a dare le password e così via. Che cosa succede nella testa? Gli stalker sono quelle persone che non sono capaci di avere una relazione matura, una relazione, e allora prendono per esempio normalmente nel quartiere il saluto di una ragazza per una compromissione di questa ragazza nei suoi confronti e quindi ritengono che questa ragazza sia fidanzata con lui solo perché l'ha salutato. Figuriamoci un mese di... Allora nasce il cyberstalking, cioè lo stalking fatto attraverso il computer, che come in questo caso porta un soggetto fino a elaborare e a meditare un omicidio. La ragazza se n'era accorta a un certo punto, tant'è vero che ha fatto due denunce. Certo. Allora, io ho sempre detto e dico, lo ripeto tuttora, e lo dicevano anche i parenti e l'avvocato, dunque la ragazza doveva interrompere qualunque tipo di relazione con lui, quindi tolleranza zero verso questa questione. E questo l'ha fatto, purtroppo, perché non c'è stato il secondo aspetto, cioè non stare mai sola fino a che dura una situazione di pericolo. Quindi i fratelli, gli parenti, gli amici dovevano accompagnarla, cioè non dovevano lasciarla sola, perché nel momento in cui una persona è sola viene facilmente aggredita. C'è un'altra storia che vi vogliamo raccontare, è la storia di Anna Costanzo, anche questa ha a che vedere con i social network, perché il fidanzato che ha deciso di ucciderla per crearsi un alibi ha deciso di infamarla proprio su Facebook. Sentiamo Beba Maturo. Appena rientrata, ho conosciuto tre tipi. Verranno? Sono le 2:35 della notte dell'11 luglio 2009, quando questo post compare sul profilo Facebook di Anna Costanzo, 50 anni, nota e amata truccatrice del Teatro Petruzzelli di Bari. Ma a quell'ora Anna è già morta, uccisa nel suo appartamento nel quartiere San Girolamo. Quel messaggio è un tentativo maldestro di sviare le indagini, un tentativo crudele di far passare Anna per quella che non è. Lei quella sera l'ha trascorsa con Anna. Certo. Quando ha saputo di questo post su Facebook, che cosa ha pensato? Io ho detto che è una grandissima fesseria. Cioè, nel senso che ho ripensato tutto quello che era successo quella sera. Una frase allucinante che quando è venuta fuori non ci ho mai creduto, sinceramente. Per chi conosceva Anna, non era proprio tipa. Secondo la procura di Bari, a scrivere quel messaggio su Facebook è stato Alessandro Angelillo, 37 anni, l'uomo al quale Anna era stata legata per 3 anni e che, un mese prima di morire, aveva deciso di lasciare. Stanca delle sue bugie, delle altre donne, stanca della sua esuberanza ossessiva. Lui era
sempre molto fisicamente anche presente, l'abbracciava, la baciava, la stringeva ogni volta in presenza di tutti, e quasi come se volesse testimoniare il suo amore con il possesso fisico. Era un amore malato, perché soprattutto l'ultimo periodo, all'inizio mia cugina era totalmente presa da questo giovane ragazzo, verso la fine questo amore è cambiato, perché lei si era molto intristita, non era più contenta del rapporto con Alessandro, perché soprattutto la sminuiva. Era morboso, messaggi in continuazione, controllo delle mail. Secondo le accuse, Alessandro Angelillo, per controllare Anna, crea un falso profilo Facebook e si finge una ex cliente del centro estetico che la donna gestisce. Anna si fida delle persone e alla sua nuova amica di Facebook racconta confidenze, progetti, programmi. Ma Angelillo non accetta che la sua donna vada avanti senza di lui e la ossessiona. Io sono stata da lei il venerdì pomeriggio, il 10 luglio. E quel pomeriggio è successa una cosa stranissima, perché io sono uscita dallo studio estetico con una pesantezza, un'amarezza soprattutto, perché ero preoccupata per lei. Ed è passato Alessandro con la macchina davanti al centro estetico e aveva uno sguardo che mi ha fatto venire i brividi. Cioè, io ho pensato a qualcosa di brutto in quel momento, perché lui aveva uno sguardo che non guardava a me, mi oltrepassava. Proprio quel pomeriggio del 10 luglio, Angelillo va in cortocircuito. Vuole compagnia, ma riceve solo una serie di rifiuti da diverse donne. Tra loro Marianna, la ragazza con la quale aveva avuto una relazione parallela a quella con la Costanzo. Anche Marianna lo aveva lasciato da poco e denunciato per stalking. E ovviamente Anna, che non risponde al suo invito ad uscire quella sera. Angelillo ha le chiavi di casa Costanzo e lì, secondo la procura, trascorre la serata in attesa che Anna torni. Al suo rientro la colpisce con una statuetta di legno, la strangola e poi la finisce nell'acqua della vasca da bagno. Chi ti è stato portato via? Forse metà della mia stessa vita. Perché lei era quella che io non sono. Alessandro Angelillo è stato condannato in primo grado a 30 anni di reclusione, il massimo della pena con il rito abbreviato. Ma sentite cosa ci dice il padre. Si è ingolfato di una cosa che non ha fatto. Da 30 a prendersi 15, l'unica soluzione migliore era quella là. Quindi se la coronaria confessava, così gli avrebbero rimediato la pena? Sicuramente, consigliato dall'avvocato e tutto. La pena in secondo grado è infatti stata dimezzata, 16 anni e 6 mesi. La Corte non ha riconosciuto l'aggravante della crudeltà. Che cosa bisogna fare per essere definiti crudele? Io credo che le motivazioni di questa sentenza siano state una presa in giro per la famiglia. Alle famiglie delle vittime, io lo dico sempre, non resta niente, non resta niente, niente. Pensate, pena dimezzata per l'assassino. Pensate al dolore dei suoi familiari. Familiari che sono qui in studio con noi. Francesco buonasera. E Michele, buonasera, sono buonasera. I fratelli di Anna Costanzo. Tra l'altro, Francesco, sei stato tu a ritrovare il corpo di tuo sorello. Certo. Quella mattina, insospettati dall'assenza dal lavoro, le collaboratrici dello studio mi hanno chiamato allarmate perché Anna non si presentava in studio, e quindi io sono passato dallo studio, ho preso le chiavi di casa e sono corso lì e mi si è ritrovato davanti uno scenario apocalittico. Vedere tua sorella riversa di testa nella vasca da bagno senza vita è qualcosa che non è possibile immaginare, perché è comunque un dolore, uno strazio tremendo. Al di là di ogni immaginazione. Al di là di ogni immaginazione. Certo. Inizialmente si era pensato che fosse stato un malore, però poi le indagini hanno dato uno scenario abbastanza crudo e crudele, direi. Anche perché lui l'ha colpita con una statuetta, l'ha colpita sul viso, l'ha strangolata e poi, non contento con mia sorella rantolante
sul pavimento, ha deciso di ultimare la sua mission affogandola di testa nella vasca da bagno e simulando uno scenario indescrivibile, perché l'ha diffamata, voleva costruire un'immagine di mia sorella che non era la diffamata, tra l'altro, Michele, proprio su Facebook. Tu lo conoscevi? Sì, uscivamo insieme perché era il fidanzato di mia sorella, quindi diciamo che eravamo diventati amici, anche se sinceramente io e mia moglie non è che ci fidassimo tanto di lui, era una persona abbastanza ambigua, non era sincero, non ci dava questa impressione. Infatti poi si è capito, cioè si è visto dalle indagini, che aveva contemporaneamente un amante, nonché era un assiduo frequentatore di prostitute. Quindi non ci sbagliavamo sul suo conto, perché non ci dava fiducia. Cosa ti ha fatto più male del suo comportamento, ovviamente al di là dell'omicidio? La messa in scena durante quel giorno. Cioè l'essere entrato nel profilo di tua sorella, avere voluto creare una storia. È tutto che è stato, che è terribile. Tutta la storia e tutta la sua assurda sincerità finta. Perché non si può amare una persona e avere contemporaneamente relazioni, andare a prostituti, cioè quello non è amore. Lui ha detto che si è pentito, Francesco. È un, no, non un si penti- è pentito. È un pentimento sincero o una strategia? Si è dichiarato dispiaciuto. È diverso. Che è diverso. Certo. Cioè, dall'aver commesso il reato, e ha parlato di mia sorella definendola la Costanzo, chiedendoci scusa dell'accaduto. Come se fosse... avesse schiacciato un giocattolino e quindi... Mi dispiace di aver schiacciato il giocattolino, ma in una società civile già il fatto di aver ammazzato una persona è una cosa crudele. Poi le modalità nella quale questo è avvenuto è ancora più crudele. Per cui noi ci chiediamo ancora oggi come la legge, chi ha giudicato, possa aver eliminato l'aggravante della crudeltà. Perché se tu strangoli una persona e poi la lasci rantolante per terra e poi decidi, perché per terminare il tuo operato la devi anche mettere di testa nell'acqua trattenendole il capo, più crudele di così penso che si muoia. Avete fatto, Michele, ricorso in Cassazione. Che cosa vi aspettate adesso? E ci aspettiamo giustizia, ci aspettiamo che sia fatta giustizia, anche perché considerato gli sconti penitenziari, considerato quello che vediamo ogni giorno, rischiamo di vederlo tra qualche anno tra di noi. Questa dell'aggravante della crudeltà, grazie a Longo, è discutibile, non è stata riconosciuta l'aggravante della crudeltà, però abbiamo sentito i suoi fratelli. Effettivamente non è un omicidio che si possa classificare come non crudele. Ma io condivido completamente sia quello che hanno detto i due fratelli e quello che ha sostenuto anche la cugina. Se non è stato crudele quest'uomo, cioè la crudeltà che cos'è? Ha fatto di tutto, ha messo, al di là appunto della violenza psicologica infamante attraverso Facebook, ha messo su una scena del delitto aberrante, cioè le ha fatto di tutto, l'ha strangolata, l'ha picchiata, l'ha annegata, e ripeto, più crudele di così cosa doveva fare? Non lo so, doveva fare a pezzettini? Professor Bruno, si poteva evitare un omicidio come questo rapidamente? Beh, io penso di sì, perché... come dicevano anche gli stessi fratelli, questa persona evidentemente non era sincera e lo aveva dimostrato. In più era un rapporto molto, perché insomma c'erano 13 anni di differenza, nel senso che era più piccolo della vittima, e questo non gioca a favore di una maturità, no? Quindi non c'era maturità. E poi costui aveva fatto delle minacce sicuramente, quindi si poteva in qualche modo evitare. Tra l'altro la pena dimezzata a Saraviola è un messaggio sbagliato che si dà, capisco che bisogna rispettare la legge, ma anche agli assassini futuri o potenziali,
perché in questo modo pensano di poterla fare franca. Sì, no? Certo c'è un codice di procedura penale, avranno seguito un percorso, però quello che io mi auguro davvero è che le donne, Salvo, si rendano conto di come certe storie d'amore sono distanti dall'amore e come le donne debbano imparare a difendersi dai segnali anche minimi che compaiono. E permettetemi di dirlo, forse noi dobbiamo capovolgere un vecchio detto, tra moglie e marito il dito ce lo dobbiamo mettere, perché se tutti intorno a una storia si rendono conto che qualcosa non va, si inseriscano in questa storia. Se è amore, trionferà lo stesso. Giustizia per Anna Costanzo. Ringrazio naturalmente Michele e Francesco, i fratelli di Anna, per essere venuti i nostri ospiti. Abbiamo raccontato di femminicidi sui social network, di computer. Cosa nascondeva nel suo computer Alberto Stasi? Lui è stato assolto per l'omicidio di Chiara Poggi, ma i giudici hanno scritto le motivazioni della sentenza e hanno detto riesaminate le prove. Qualcosa non torna, ne parliamo tra poco a Linea Gialla. Restate con noi. La perizia informatica sancisce che il PC è stato acceso dalle 9.35 e il file della tesi è stato salvato continuamente dalle 9.36 alle 12.20. Bentornati a Linea Gialla, amici telespettatori. Il computer di Alberto Stasi è una delle chiavi per capire l'omicidio di Chiara Poggi. Sono arrivate in questi giorni le motivazioni della sentenza che hanno di fatto riaperto il processo su Alberto Stasi. Bisogna ancora indagare. I giudici dicono riesaminate le prove. Perché? Ne parleremo. Ma intanto vi dico che l'omicidio di Chiara Poggi inizia con questa telefonata. Sentiamola. Sì, stavo in ambulanza, io sono Giovanni Pascoli a Garlasco. A Garlasco? Sì. Lì è Giovanni Pascoli, al numero? È 29, la via senza uscita, la trovo subito. Come? È la via senza uscita, mi sembra il 29, non ne sono sicuro. Ma cosa succede? Credo che abbiano ucciso una persona, non sono sicuro, forse è viva. Ma in che senso? Cioè, cosa è successo? Lei cosa vede? Adesso sono andato ai carabinieri, c'è sangue dappertutto e lei è sdraiata per terra. In strada o in casa? No, in casa. Sì, ma è una sua parente? No, è la mia fidanzata. Quanti anni ha questa persona? 26. Ma lei è in casa adesso? No, sono in caserma, sono appena arrivato, adesso vi dico cosa è successo. Professor Bruno, cosa si può dedurre da questa telefonata? Che stato d'animo aveva Alberto Stasi in quel momento? È uno stato d'animo difficile e... Lui è un po' reticente, però è anche, dice poi, quando di fronte alla domanda lei chi è, insomma dice chi è e dice quello che sta facendo. Però ecco, nasconde, è come se volesse dire è morta una persona, venite a vedere. Ecco, ma non, sembra che non ne sappia di più. Ecco. Se lo nasconde o meno, questo non è dato dalla telefonata, però certo che l'atteggiamento è un atteggiamento un po' freddo, ecco, non... L'avvocato Tizzoni è l'avvocato della famiglia Poggi. Buonasera, avvocato. Stasi ha sempre sostenuto di aver iniziato la telefonata davanti alla villetta di via Pascoli. Per l'accusa non è così. Questo è un elemento importante per voi. Perché? Le chiedo di essere sintetico. Assolutamente. In realtà anche le sentenze danno atto di questa discordanza, nel senso che ricostruito coi tabulati e anche per una circostanza fortuita, perché si è sentita la voce del carabiniere al citofono della caserma dei carabinieri, si è potuto ricostruire che quella telefonata non è stata effettuata dall'esterno dell'abitazione come detto dallo Stasi, ma in prossimità della caserma. È vero che non sono lontane tra di loro, però è un dato che tra i tanti ha in qualche modo destato curiosità e poi successivamente ha evidenziato le molte contraddizioni nel racconto di questo ragazzo. Avvocato Giarda è l'avvocato di Alberto Stasi. Lei contesta questa tesi oppure no? C'è qualcosa di strano in quella telefonata? No, si è tentato in tutti i modi di farla passare come una telefonata strana per dire che Alberto in quel momento era freddo. I testimoni che hanno visto Alberto in quell'occasione l'hanno visto scioccato, quindi quello che più è importante e rileva è quello che hanno visto i due testimoni che hanno ricevuto in caserma Alberto. Tutto accade il primo pomeriggio del 13 agosto del 2007. Qual è la storia che vi stiamo raccontando? Cosa è successo quel giorno all'interno di quella villetta? Francesco Cremonesi, sentiamo. 2007, una giornata afosa, è il 13 agosto.
Tutto scorre lento a Garlasco, meno di 10.000 abitanti nel cuore della provincia pavese. Intorno alle 14, il 118 riceve la telefonata che cambierà per sempre la storia di questo paese, nascosto tra le risaie. Credo che abbiano ucciso una persona, non sono sicuro, forse è viva. Ma in che senso? Cioè, cosa è successo? Lei cosa vede? Adesso sono andato ai carabinieri, c'è sangue dappertutto, lei è sdraiato per terra. In strada o in casa? No, in casa. Sì, ma è una sua parente, eh? No, è la mia fidanzata. A chiamare è Alberto Stasi, 24 anni, studente di economia all'Università Bocconi di Milano. Questo ragazzo ha appena trovato il cadavere della sua fidanzata, Chiara Poggi, di 26 anni. Chiara giace riversa in una pozza di sangue sulle scale che dal soggiorno della villetta della famiglia Poggi conducono al seminterrato. La giovane indossa ancora il pigiama e ha il cranio sfondato all'altezza della nuca. I soccorritori che arrivano sul luogo non possono che constatarne il decesso. Chiara probabilmente conosceva il suo assassino. Ha tolto l'allarme per poi aprire la porta e lo ha fatto entrare nel soggiorno. Lì inizia una colluttazione. Chiara viene colpita violentemente al volto e al capo e poi cade a terra. L'assassino la trascina per i piedi fino alla scala che conduce al seminterrato e lì la finisce con svariati colpi alla nuca, probabilmente con un martello che non verrà mai ritrovato. Subito viene scartata l'ipotesi di una rapina finita male. In casa non manca nulla e non ci sono segni d'effrazione. Nel mirino degli inquirenti finisce proprio il fidanzato di Chiara, Alberto Stasi. Il tono di voce freddo del ragazzo mentre chiama il 118 insospettisce e il suo alibi non convince. Alberto sostiene di essere rimasto a casa a scrivere la tesi mentre Chiara moriva. Ma soprattutto i dubbi arrivano dalla suola delle scarpe di Alberto. Nonostante la scena del delitto sia interamente ricoperta di sangue, queste sono pulite. E poi c'è una bicicletta. Sarebbe quella di Alberto, che una testimone ha visto fuori dalla casa dei Poggi durante l'omicidio. Proprio sul pedale di questa bicicletta viene isolato il DNA di Chiara. Il 24 settembre del 2007 Alberto viene arrestato, ma liberato 4 giorni dopo per mancanza di elementi sufficienti. Stasi resta l'unico indagato per la morte di Chiara Poggi. Il colpo di scena arriva il 20 dicembre del 2007. Nel computer del bravo ragazzo, il bocconiano Alberto Stasi, vengono ritrovate migliaia di filmati AR, materiale pedopornografico e filmini che ritraggono lui e Chiara in situazioni intime. Il 9 aprile del 2009, davanti al GUP, ha inizio il processo con rito abbreviato. Per l'accusa, Chiara, la sera precedente al delitto, avrebbe scoperto il materiale pedopornografico sul computer di Alberto. Sarebbe scoppiata una lite. La mattina seguente Alberto sarebbe tornato da Chiara e l'avrebbe uccisa. Il GUP chiede però nuove perizie, per esempio sulle scarpe di Alberto, inspiegabilmente pulite. Per i periti della difesa, le macchie di sangue sul pavimento di casa Poggi al momento dell'ingresso di Stasi erano già solidificate ed è per questo motivo che le scarpe di Stasi non restano imbrattate. Poi la bicicletta. Per i periti del GUP, quello sul pedale potrebbe anche non essere sangue. Infine il PC. La perizia dimostra che tra le 9.35 e le 12.20 Alberto è rimasto davanti al computer a lavorare alla tesi e visionare materiale pornografico. Il 17 dicembre del 2009 Stasi viene assolto per insufficienza di prove, ma l'8 novembre 2011 si torna in aula per il processo d'appello. L'accusa chiede ulteriori accertamenti su un capello biondo rinvenuto nella mano di Chiara e su un'altra bicicletta da donna presente nel garage di Stasi, diversa da quella analizzata. L'accusa sostiene che l'omicidio potrebbe essere stato compiuto tra le 9.12 e le 9.35. Proprio il lasso di tempo in cui Stasi poteva non essere al computer. Il 6 dicembre 2011 Alberto Stasi è assolto anche dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, ma la Cassazione ribalta tutto. Il 18 aprile del 2013 la sentenza viene annullata. Professor Bruno, lei è sempre stato convinto dell'innocenza di Alberto Stasi. Per quale motivo? Che non trovo nessun movente
capace di rendere conto di un delitto così crudele, così forte, insomma. Quindi non c'è un movente preciso. Le persone si ammazzano perché c'è un odio verso queste persone, un odio forte, molto forte, tanto da spingere ad uccidere. In questo caso io non vedo quest'odio e non vedo neanche le prove di cui si dovrebbe rifare, insomma, a meno che per prove non intendiamo quelle che abbiamo sentito. Avvocato Rizzoli, sentiamo l'avvocato della famiglia Poggi. Perché secondo voi invece è colpevole Stasi dell'omicidio di Chiara? Beh, ce lo dica in pochi punti. Chiaramente. Innanzitutto perché, come ci ha detto la Cassazione, è necessaria una visione d'insieme degli indizi che convergono su Alberto Stasi, che non sono per nulla pochi, che sono gravi, precisi e concordanti. E poi perché se questo materiale verrà ulteriormente integrato con quelle richieste probatorie su cui noi abbiamo tanto insistito e che la Cassazione oggi ci dice che dovranno essere fatte, riteniamo che si arriverà veramente ad avere la piena certezza della responsabilità di Stasi. Se mi consente, mi aggancio al problema del movente. Io ritengo che non sia, e lo dice anche la Cassazione, necessario sempre rinvenire un movente che nei rapporti interpersonali può essere anche il più svariato. Non c'è mai una ragione logica per uccidere qualcuno se non in ambito strettamente criminale, per un regolamento di conti e quant'altro. Tutti i delitti che avvengono nelle sfere personali, se poi li vediamo dall'esterno, ci sembrano illogici. Avvocato Giarda, sentiamo anche la sua replica. Sì, diciamo che questa questione relativa al movente è stata evidenziata anche durante il processo di appello e il procuratore generale addirittura è arrivato a dire che secondo lei non c'è un movente e non c'è necessità di un movente, esattamente come diceva l'avvocato Tizzoni. Secondo noi ci deve almeno essere un motivo per cui Alberto avrebbe dovuto fare questa cosa. Questo motivo nessuno l'ha mai identificato. Torneremo poi, credo, sulle motivazioni della Cassazione. Assolutamente, perché ci sono troppe cose da chiarire nell'omicidio di Chiara Poggi e il motivo probabilmente per il quale la Corte di Cassazione ha chiesto di riesaminare le prove. Quali sono i dubbi dei giudici? Cremonesi, ancora. La sentenza di secondo grado che assolve Alberto Stasi ha un approccio non coerente ai principi della prova indiziaria. Lo dice la Corte di Cassazione nelle motivazioni depositate pochi giorni fa. Dunque, tutto da rifare. La Cassazione ha quindi accolto le obiezioni della Procura di Milano e della famiglia di Chiara, disponendo nuovi accertamenti sulle prove. I magistrati dovranno tornare a esaminare alcuni elementi fondamentali. I periti dovranno ricostruire da capo e nei minimi dettagli la posizione delle macchie ematiche presenti sulla scala dove è stato trovato il corpo di Chiara nella villetta dei Poggi. Si dovranno riesaminare le tracce biologiche sulla bicicletta di Alberto Stasi, ma soprattutto dovrà essere analizzata una bicicletta da donna nera. È quella inizialmente scartata perché non corrispondeva alla descrizione dei testimoni. Il capello biondo castano trovato durante l'autopsia nella mano di Chiara dovrà essere sottoposto a ulteriori accertamenti. Sono stati richiesti inoltre studi genetici approfonditi. Secondo la Cassazione, nel racconto di Stasi, durante gli interrogatori, ci sarebbero omissioni narrative. Alberto infatti avrebbe fornito orari incongruenti rispetto alla dinamica degli eventi e alle telefonate. Ma questi non sono i soli punti che sono stati aspramente dibattuti nella vicenda. Fin dal processo di primo grado, gli avvocati si sono scontrati su altri elementi molto importanti. Le impronte digitali di Alberto, miste al DNA della vittima, vengono trovate sull'erogatore del sapone del bagno, dove l'assassino si è lavato prima di fuggire. Una prova per l'accusa, ma per la difesa e i consulenti del giudice, la risposta è che Alberto e Chiara abbiano entrambi toccato l'oggetto più volte nei giorni precedenti. Per l'accusa, il fatto che le scarpe di Alberto fossero pulite dimostra che Stasi ha voluto cancellare le prove. In questo video, agli atti del processo, è lo stesso Alberto a ripercorrere la scena del crimine, completamente ricoperta di sangue. È impossibile non calpestarlo. Per i periti della difesa, invece, le scarpe sono prive di tracce perché la suola idrorepellente potrebbe essersi ripulita camminando nelle ore successive. (Susurra)
Alberto ha sempre sostenuto di lavorare al PC alla tesi di laurea mentre Chiara moriva. Un alibi inizialmente indimostrabile. Tuttavia l'alibi viene successivamente confermato. La perizia informatica sancisce che il PC è stato acceso dalle 9.35 e il file della tesi è stato salvato continuamente dalle 9.36 alle 12.20. Un giallo nel giallo. Nonostante le perizie tra accusa, difesa e parte civile, nessuno è riuscito a dare un orario concordante sulla morte di Chiara. In collegamento da Catanzaro c'è Paolo Reale, cugino di Chiara Poggi e perito informatico. Buonasera Paolo, per voi queste motivazioni cosa significano? Buonasera Salvo, buonasera a tutti. Sì, guarda, queste motivazioni significano tanto. Io mi rifaccio un po' alla vicenda, a quello che è accaduto nel processo di secondo grado. Noi praticamente siamo arrivati in quel procedimento chiedendo tutta una serie di approfondimenti legati alle cose che erano rimaste a metà. Per esempio avete citato la perizia sulla camminata che in primo grado era rimasta in qualche modo incompleta. Abbiamo chiesto la verifica del capello che non era stata fatta. Abbiamo chiesto anche di guardare meglio le unghie, cosa che non era stata fatta. Abbiamo chiesto soprattutto di guardare tutti insieme gli elementi indiziari che già esistevano nel quadro accusatorio, insomma, che non è mai, operazione che non è mai stata fatta. Ora, dal punto di vista nostro, ora che la Cassazione ci consentirà di andare a fondo di tutti questi elementi, riteniamo che questo sia poi coerente con quello che abbiamo sempre chiesto, certo. Cioè di andare in fondo di una vicenda. Stiamo parlando di un omicidio grave in cui è rimasta vittima una ragazza giovane, uccisa in maniera crudele. È un dovere dello Stato, e questo ce lo riconosce anche la Cassazione, andare fino in fondo senza lasciare niente di intentato. Ci sentiamo di sottoscrivere le parole di Paolo Reale. Temete, avvocato Giarda, un approfondimento su questi particolari, abbiamo sentito da Reale e da Tizzoni, devono essere fatti perché degni di uno Stato che deve cercare la verità comunque? Ma guardi, il fatto che debbano essere fatti è una deduzione che si ricava dalla sentenza della Corte di Cassazione che hanno ricavato la famiglia Poggi, che in realtà non è così, nel senso che nella sentenza della Cassazione non si dice che devono essere fatti, si dice che il nuovo processo dovrà rivalutare queste richieste istruttorie, quindi non che debbano essere fatte. Noi non abbiamo niente da temere, nel senso che tutti gli accertamenti di cui si era richiesta la nuova analisi erano tutti accertamenti che secondo noi erano già stati fatti, ed erano già stati fatti come accertamenti ripetibili e quindi in una fase in cui hanno partecipato tutti i consulenti. Però se vanno rifatti per noi non c'è nessun problema, nel senso che Alberto ha la coscienza pulita, non ha commesso quello di cui è accusato, per cui tutti gli accertamenti ben vengano per avere una sentenza più forte di assoluzione. Marzio Capra è un genetista forense, consulente di parte della famiglia Poggi. Per voi invece, Capra, bisogna rileggere ogni fonte di prova, dai pedali della bicicletta alle scarpe indossate da Alberto Stasi? Allora, bisogna fare alcune considerazioni. Prima di tutto, tutte queste fonti di prova devono essere rianalizzate all'interno di un tutt'uno organico, perché ciascuno di questi elementi, qualsiasi cosa che è emersa da questi accertamenti non può essere scollegata da quello che è emerso in relazione ad altri tipi di reperti. Ci sono dei reperti che sono particolarmente importanti, quelle che sono già state evidenziate, ad esempio le suole delle scarpe. Cioè bisogna fare una sorta di ragionamento, non è possibile che un paio di scarpe si imbrattino di sangue o raccolgono comunque un certo quantitativo di sangue e che questo sangue sparisca dopo solo 17 ore che una persona le ha indossate di fronte alla polizia giudiziaria in corso di interrogatorio e contemporaneamente delle tracce di sudore che lo stesso potrebbe avere depositato al momento in cui ha consegnato questi reperti rimangano dopo tutti gli accertamenti che sono stati fatti a distanza di 2 anni, cosa che invece queste scarpe in concreto hanno dimostrato. Per cui c'è un qualche cosa che forse deve essere rivalutato. Vuole rispondere a questo? Sì, si fa una premessa che secondo me è sbagliata, cioè il fatto che le scarpe si siano imbrattate di sangue. È chiaro che se si fa questa premessa che è sbagliata, poi tutto il ragionamento viene da sé.
c'è stata un'attività peritale, una perizia che ha dimostrato che c'era la possibilità di non sporcarsi le scarpe. Tizzoni, prego. In realtà la perizia dice esattamente il contrario e il giudice di primo e secondo grado ne danno atto. Secondo queste sentenze è assolutamente impossibile evitare le piccole macchie di sangue. Quindi si parte dal dato oggettivo che il sangue sia stato comunque pestato. Il problema si pone per le grandi macchie di sangue. Se lei volesse far rivedere quel pezzo di filmato in cui Stasi, come dire, replica il suo percorso, vedrà, fisicamente noi. Come l'esperimento era monco, perché quella porta dovrebbe essere quella che dà sulle scale, che lo stesso Stasi ha detto di aver sceso per vedere il corpo. E come potranno vedere i suoi spettatori, davanti a quella porta c'è una grande macchia di sangue. Se il percorso fosse stato fatto completamente, quella macchia di sangue doveva essere intercettata nello scendere, nel risalire. Teniamo conto che Stasi avrebbe detto, ed è oggettivo, di aver fatto questo movimento al buio, con fatica perché non riusciva ad aprire la porta, e di essere poi scappato via senza vedere dove mettevi i piedi. Il dato è importante perché è abbastanza pacifico, direi quasi di comune conoscenza, che le piccole macchie di sangue magari potevano anche essere leggermente essiccate, ma una grande macchia di sangue avrà sempre quella parte, chiamiamone propriamente gelatinosa, semiliquida, che rimane molto più facilmente adesa alle scarpe. Tant'è che il giudice primo grado dice, se avesse intercettato una macchia grande, allora sarebbe impossibile sostenere che le sue scarpe sarebbero rimaste pulite anche dopo tempo. Quindi noi chiediamo, completiamo questa prova, facciamola però così come sono andati fatti. Stiamo vedendo tra l'altro le immagini a cui si riferiva prima l'avvocato Tizzoni. Vediamo proprio la macchia di sangue grande davanti alla porta, avvocato Giarci. Sì, queste sono le prove sperimentali che sono state fatte. Se facciamo vedere anche le foto effettive della scena del crimine, quella è l'unica macchia grossa, perché prima si parlava di scena completamente inquinata di sangue. Se facciamo vedere le foto non è così. Quindi è vero che c'era la possibilità di evitare quelle piccole macchie, è vero anche che l'attività sperimentale ha dimostrato che se delle tracce di sangue vanno sulle scarpe possono andare disperse dopo pochissimo tempo. Le attività sperimentali le abbiamo fatte per queste, se no se vogliamo... il dato oggettivo, scusa, che il giudice aveva richiesto di ripetere esattamente per quanto possibile il movimento fatto da Stasi. È evidente che se noi sospendiamo questa prova e non la facciamo facendo scendere i due gradini, come pacificamente deve aver fatto, perché altrimenti non poteva vedere il corpo, non gliela facciamo ripetere al buio e non facciamo fare quel movimento che lui stesso dice di aver fatto, sarà altrettanto facile evitare quella macchia come, e pongo già la replica che immagino verrà fatta, hanno fatto i carabinieri. I carabinieri, quando sono intervenuti nella scena del crimine, hanno trovato quella porta aperta, tutto illuminato, e sapevano che c'era un corpo, quindi hanno potuto con la porta aperta evidentemente saltare, non poggiare piede su quella grande macchia. Lo stesso movimento noi siamo sicuri che se verrà ripetuto per come è stato non è possibile, e il dato oggettivo è dato anche dal fatto che su quella macchia ci sono le impronte della scarpa Pallini. L'assassino, nel muoversi in quel piccolo spazio, ha dovuto mettere lì le sue gambe, i suoi piedi, e siamo sicuri che ripetendo l'esperimento compiutamente avremo la prova di questo. Parliamo di un altro elemento, Portera. Sono stati richiesti in particolare ulteriori studi su un capello biondo castano trovato nella mano di Chiara, credo in sede di esame medico-legale. Nella mano sinistra, in maniera precisa. Questo capello in realtà è già stato analizzato dal RIS per quanto riguarda la parte del bulbo, perché un capello ha la parte del bulbo che è attaccata alla cute, e poi c'è la parte del fusto. Quindi questo accertamento che era già stato fatto sul bulbo, a quanto pare aveva dato un esito negativo perché non era abbastanza il materiale per quanto riguarda il DNA classico, così diciamo. È possibile fare un ulteriore accertamento che probabilmente verrà richiesto in sede di appello, oppure appunto fare un accertamento del DNA mitocondriale, che è un altro tipo di DNA che in questi casi potrebbe dare un qualcosa in più, e potrebbe anche essere sottoposto ad accertamento il fusto. Parliamo comunque di analisi molto difficili, di estratti del DNA che sono comunque in congelatori dal 2006. È sicuramente utile farlo, però dovremmo applicare le tecniche più sofisticate per ottenere un risultato. Ci sono dei limiti, dice Portera, avvocato Tizzoni. Innanzitutto dobbiamo fare questa premessa. Nell'altra mano di Chiara Poggi sono state trovate una ciocca di capelli sottoposti all'esame di DNA nucleare e mitocondriale. Quindi ci rendiamo conto, penso evidentemente, dell'incongruità di non analizzare nello stesso modo il singolo capello rinvenuto nell'altra mano, per di più talmente diverso che in prima battuta il medico legale l'aveva definito un pelo d'animale. Quindi un capello talmente
diverso dagli altri, che doveva semmai destare maggiore attenzione e non minore attenzione. Successivamente è stato valutato dal RIS e si è appurato che c'è DNA umano. E quindi a questo punto noi chiediamo, credo con un costo veramente risibile, perché questi esami costeranno qualche centinaia di euro e sono già stati fatti anche sull'altra ciocca di capelli, di fare quello che a nostro avviso andava già fatto da tempo. Sono analizzare... stati fatti errori secondo lei nelle indagini di Tizioni? Ma io valuto soprattutto gli errori fatti nella fase processuale, perché nella fase dell'indagine la persona offesa ha poco titolo a intervenire, sicuramente ci sono state delle difficoltà e probabilmente anche degli errori. Quello che noi abbiamo lamentato sono state però l'inosservanza di quelli che noi ritenevamo i nostri diritti nella fase processuale, e sono quelli che poi ci hanno portato a fare il ricorso per Cassazione. Sentiamo la replica dell'avvocato Giusti. Sì, guardi, il primo elemento da valutare è stabilire se è effettivamente un capello, perché... come diceva giustamente l'avvocato Tizioni, il consulente del pubblico ministero l'aveva escluso perché riteneva che fosse un pelo di gatto. Quindi si parla sempre di formazione epilifera, poi si fa l'associazione che sia un capello. Secondo elemento, non è un capello biondo, perché è chiaro il riferimento al capello biondo, Alberto, lo vedete in tutte le foto, è chiaro. Il capello è castano e non è biondo, e gli accertamenti che vengono richiesti erano degli accertamenti che erano stati esclusi da tutti i consulenti durante la fase delle indagini preliminari. Quindi tutti erano d'accordo nel non fare quell'esame perché il capello era troppo corto. Quindi che adesso si venga a dire che si vuole fare questo esame, facciamolo. Però all'epoca delle indagini preliminari tutti i consulenti erano d'accordo nel non farli. Ci sono una serie di punti da chiarire. Capra, velocemente, che devo dire. Sì, non è proprio così. Diciamo che questo capello era il capello più importante di tutti, talché è stato l'unico che RIS ha analizzato, almeno ha tentato di analizzare. Essendo un capello munito di bulbo, ha fatto l'unica cosa che RIS di Parma poteva fare, cioè l'analisi del DNA nucleare. La fermo qui. Che atteggiamento ha avuto Alberto Stasi davanti agli investigatori? È sempre stata una persona fredda, distaccata. Ma cosa ha detto su Chiara Poggi? Tra poco a Linea Gialla. Conosciuto Poggi Chiara circa 9 anni fa, quando entrambi frequentavamo il Grest parrocchiale di Garlasco. Bentornati in diretta a Linea Gialla, amici telespettatori. Stiamo parlando dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco e del comportamento di Alberto Stasi negli interrogatori. Sentiamo come lui stesso ha ricostruito quel giorno davanti agli inquirenti. State bene attenti alle sue parole. Verbale di assunzione di informazioni nei confronti di Stasi Alberto. 13 agosto 2007, ore 16. Ho conosciuto Poggi Chiara circa 9 anni fa, quando entrambi frequentavamo il Grest parrocchiale di Garlasco. Io con la mia famiglia mi ero appena trasferito in Garlasco da Liscate. Dopo il periodo del Grest mi sono rivisto con Chiara circa 4 anni orsono. L'incontro fu casuale e nella circostanza la stessa mi chiese dei volumi per potersi preparare per sostenere la tesi universitaria. Nella circostanza comunicai a Chiara il mio recapito cellulare. Oggi verso le 13:30 ho cercato di chiamare sia con il cellulare che con il telefono di casa mia. Le telefonate erano dirette sia sul cellulare di Chiara sia alla sua utenza domestica. Non ho mai ricevuto risposta. Dopo di ciò sono uscito di casa e con la mia auto Volkswagen Golf sono andato a casa di Chiara. Ho suonato ma non ho ottenuto risposta. Peraltro vedevo la finestra della cucina aperta e il dispositivo dell'antifurto spento. La porta si apriva e non notavo alcun segno di effrazione. Entrando vicino alla cucina, ho visto del sangue e un utensile, forse un portavaso per terra. Sono corso nella saletta e non ho visto Chiara. Ho guardato nel bagno ed era vuoto. Tornando indietro dalla saletta verso la porta d'entrata, si passa vicino alla porta che conduce in cantina. 13 agosto 2007, ore 23:45. Vedevo che la porta a soffietto che conduce in cantina era chiusa. Aperta alla porta, ho constatato la presenza di sangue nell'angolo in basso a destra. Sono sceso di un gradino e, inchinandomi in avanti a sinistra, ho visto il corpo di Chiara, che si trovava all'incirca nella parte finale delle scale, che si presenta rettilinea, con la parte anteriore adagiata sugli scalini con la testa verso il basso rispetto ai piedi. Indossava un pigiama rosa composto da una maglietta a mezza manica e un pantaloncino molto corto. 17 agosto 2007, ore 15:45. Ho visto abbastanza il viso di Chiara, ricordo una parte bianca. Appena l'ho vista sono scappato.
Mi sono girato per risalire i gradini e sono andato di corsa, senza guardare dove mettevo i piedi, verso la porta d'ingresso. Sono salito sulla mia Volkswagen Golf, ho avviato il motore e ricomposto il numero del 118. Mentre guidavo parlavo con l'operatore, non ricordo se fosse uomo o donna. Ricordo che sono arrivato in caserma mentre ancora parlavo con l'operatore del 118. 22 agosto 2007, 14:10. Stasi passa da persona informata sui fatti a indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Verbale di presentazione spontanea di persona sottoposta a indagini. Confermo le mie dichiarazioni precedenti e voglio fare le seguenti precisazioni. Quanto alla parte bianca che ho in precedenza detto di aver visto e che ho riconosciuto come la parte bianca del viso, voglio precisare che si tratta di quello che ho pensato o creduto di aver visto, perché in effetti si è trattato di un istante e ho provato una cosa che non ho mai provato in vita mia. Preciso che per cosa intendo panico, paura, una sensazione che non so descrivere. In effetti non ho guardato e quello che ho detto è quello che ho pensato di aver visto. Non ho visto neanche il rosa del pigiama. Ho pensato fosse il pigiama rosa perché comunque lo avevo visto tante altre volte. Non ricordo se ho visto delle macchie di sangue o se ho calpestato delle macchie di sangue nel percorso che ho fatto dalla porta della cantina fino all'uscita. Domanda del PM. Sei stato tu a uccidere Chiara? Risposta: no, assolutamente. Non sono stato io. So che ero a casa da solo e che non posso dimostrarvi che ero a casa più delle mie dichiarazioni e delle telefonate. Ribadisco che con Chiara non abbiamo mai litigato e che anche nell'ultimo periodo le cose tra noi andavano bene. Io e Chiara abbiamo fatto dei filmini privati, cioè preciso che con la macchina fotografica ci siamo ripresi mentre avevamo dei rapporti sessuali. Qualche volta ho dovuto insistere per farglieli fare, ma non l'ho forzata però. Cosa non torna, secondo voi, avvocato Tizzoni, nella deposizione che abbiamo sentito, le varie deposizioni? Diciamo che l'ultima in particolare va dato atto che viene resa quando ormai in qualche modo molte notizie erano, per così dire, trasmigrate. Allo Stasi addirittura erano state fatte vedere le foto della scena, quindi è evidente che in qualche modo un qualche aggiustamento può essere anche stato effettuato. Diciamo che non ci torna un po' tutto quello che è successo quella mattina, non ci torna il fatto che un fidanzato lascia la propria fidanzata all'una di notte, alle 9 circa inizia a mandarle un primo squillino, durante tutta una mattina la chiama, e questo la Cassazione in qualche modo ce lo evidenzia, svariate volte, pur abitando una distanza risibile che si può fare in bicicletta in pochi minuti, come abbiamo dimostrato, pur non avendo nulla di particolare da fare se non la propria tesi, pur dando atto di essersi preoccupato, attende le 14, se vogliamo calcolare dall'una di notte l'ultimo minuto in cui l'aveva vista, fino alle 14, per andare a vedere che cosa era successo. Questo è un dato che sicuramente in qualche modo ci impressiona. Ci impressiona anche il fatto, e ancora una volta anche qui la Cassazione richiama anche questo passaggio, che, e mi rilascio anche al problema del movente, questo discorso dei filmini fatti, questo discorso dei video ritrovati nel computer di Stasi, e su questo la Procura Generale ha fatto un grandissimo lavoro, la dottoressa Barbaini è stata veramente molto efficace e ancora una volta la Cassazione richiama anche questi passaggi. Questo rapporto personale tra di loro era sicuramente, in qualche modo, la Cassazione ciò descrive, criticità dei rapporti sessuali tra gli stessi. Ci parla di deviazioni pornografiche e pedopornografiche dell'imputato, giudizialmente accertate e documentate dai file recuperati sul computer personale. Non sarà il movente, ma sappiamo che la sera prima Chiara ha a disposizione per soli 10 minuti il computer di Alberto, perché Alberto si allontana per andare ad accudire il suo cane. E in quei 10 minuti si avventa su quel computer e inizia a guardarne il contenuto, perché sicuramente apre almeno 4-5 cartelle. È possibile, avvocato Giarda, che Chiara Poggi si sia impadronita, come sostiene l'avvocato Tizzoni, del computer di Alberto e questa cosa in qualche modo abbia potuto generare una lite tra di loro, non dico l'omicidio? Ma ovviamente, guardi, è una delle prime ipotesi che è stata fatta, perché almeno in primo grado si era tentato di identificare un movente. Siccome si parla di dati processualmente accertati, è stato processualmente accertato che il materiale pedopornografico per cui lui è stato condannato, l'ultima data utile sul computer è aprile del 2007, quindi ad agosto quel materiale non c'era, per cui quel materiale Chiara non può averlo visto. Se può aver visto materiale pornografico noi non lo sappiamo, nel senso che è stato fatto un accertamento anche in questo caso peritale durante la fase di primo grado, è stato escluso che Chiara abbia visto
la cartella denominata militare in cui era contenuto questo materiale pornografico. A ciò si aggiunga il fatto che Chiara era a conoscenza di questa, fra virgolette, passione di Alberto per la pornografia. E i filmini, no, ovviamente non li possiamo far vedere, ma sono... abbiamo già avuto i nostri problemi. Sono dei filmini di rapporti personali tra fidanzato e fidanzata. Quello che non quadra quando si fanno queste ipotesi è che non esiste una testimonianza che dica che tra Alberto e Chiara c'erano problemi. Non esiste nessuno che ci dica che c'erano dei problemi nel rapporto di coppia tra Alberto e Chiara. Anzi, tutti i testimoni dicono che stavano bene e non c'era nessun motivo di risentimento tra i due. Però i giudici scrivono criticità, no? Scrivono criticità, ragion veduta. A parte, voglio dire, la considerazione quasi banale che un conto è quello che una coppia fa nella propria intimità e condivide, e un conto è quello che può fare il singolo da solo. Io immagino che ciascuno di noi può avere una complicità di coppia, ma non necessariamente può accettare che il proprio partner collezioni 10.000 immagini pornografiche, non pedopornografiche, perché quelle pedopornografiche erano state tenute in precedenza, e apriamo una parentesi, Chiara aveva nel suo computer anche una ricerca su un articolo pubblicato su un quotidiano nazionale che trattava il problema della pedofilia, quindi il problema esisteva. Concludo velocemente, è evidente che come dire, il fatto che abbiano condiviso tra loro questi filmini non denota di per sé che Chiara potesse accettare ab libitum tu cur quello che Stasi andava a fare da solo. E concludo, non è neanche vero che c'è la prova certa che Chiara avesse conoscenza del fatto che Stasi vedeva questi filmini, se non per una sparuta testimonianza risalente a anni prima, alla quale Chiara però dice: io comunque non sono d'accordo. E anche se avesse tollerato, nulla vieta che quella sera possa aver detto basta guardare queste cose. Potrebbe averlo detto, professore? Basta guardare quelle cose? No, questo significa non avere la minima idea di che cosa sono oggi due fidanzati, due ragazzi di quell'età e in una situazione come quella di Carlasco. Perché se ci fosse questa idea, non avremmo parlato di tutto quello che è stato fatto prima in questa trasmissione. Quindi stiamo facendo un processo e quindi un accanimento giudiziario che va oltre ogni buon senso nei confronti di un unico personaggio, il quale personaggio è soprattutto sospettato, primo per essere stato il fidanzato di Chiara Poggi, secondo per essere stato la persona che l'ha trovata. Allora, questi sono due punti fondamentali e non hanno fatto male le forze dell'ordine a indagare su di lui. Però basta. Basta, dice il professor Bruno, non basta. Sono d'accordo Tizzoni e il nostro genetista Capra. Poi voglio sentire anche Paolo Reale. Abbiamo sentito cosa ha detto Alberto Stasi nei vari interrogatori. Vediamo invece come sarebbero andate le cose secondo l'accusa quel giorno. Con Erika Crispo, vediamo. Agli atti del processo per l'omicidio di Chiara Poggi c'è questo video, un documento unico realizzato con due attori dai periti della famiglia Poggi proprio in casa loro, nei luoghi esatti dove è avvenuto l'omicidio. È la ricostruzione delle modalità con cui ha agito l'assassino della ragazza di Carlasco. Il video dei periti serve anche a stabilire i tempi con cui si sono svolti i fatti. Quel giorno Chiara è in casa da sola. Qualcuno suona al citofono. Presumibilmente una persona che Chiara conosce molto bene. Infatti, disinserisce l'allarme antifurto e apre la porta di casa. Chiara fa entrare il suo assassino e lo fa accomodare nel soggiorno. Lì discutono e inizia la colluttazione. Chiara viene colpita violentemente al volto. Vicino alla scala, l'assassino colpisce Chiara con un oggetto contundente. L'assassino si sarebbe attardato in casa per quasi un minuto. Questo spiega le dimensioni della chiazza di sangue accanto alla scala. Un altro video in grafica tridimensionale, sempre dei periti, aggiunge dettagli alla ricostruzione.
L'assassino afferra la ragazza per le caviglie e la trascina verso il disimpegno, dove è la scala che porta in cantina. Lì la finisce con gli ultimi colpi alla nuca. La solleva prendendola dalle ascelle e la lascia cadere sulle scale interne. Da quel momento si sposta nel bagno, dove si lava dal sangue, di cui infatti si trovano tracce nel tubo di scarico del lavandino. Ha anche l'accortezza di ripulire dal sangue il lavandino e l'erogatore del sapone. Restano tracce di sangue anche sul tappetino, sull'asciugamani e sul portaasciugamani. Infine, è attento a portare via l'asciugamani sporco. Uscito dal bagno, l'assassino gira ancora per casa, presumibilmente per recuperare le sue cose. Infine, esce di casa. Vorrei tornare da Paolo Reale, cugino di Chiara Poggi e perito informatico. Paolo, per voi periti di parte è fondamentale il completamento della perizia per capire la camminata esatta di Alberto Stasi quel giorno, è così? Sì, esattamente. Già in studio ne avete parlato, perché effettivamente, come anche si riesce a vedere probabilmente dalle immagini, non so se avete l'opportunità di mandarle, c'è una grande macchia di sangue ancora fresco che si trovava di fronte alla porta al libro che conduceva alle scale dove è stata trovata poi Chiara. Allora, qual è l'elemento cruciale di questa ricostruzione? Che evidentemente, questo è stato anche un accertamento tecnico effettuato, se Stasi fosse entrato in casa e avesse toccato quella macchia di sangue fresco, ecco, quelle tracce non sarebbero mai potute scomparire anche nelle ore successive prima che venissero sequestrate le scarpe. Allora, poiché nel suo stesso racconto, adesso il giudice aveva chiesto in primo grado di ricostruire la camminata in maniera molto precisa, cioè seguendo esattamente quello che lo stesso Stasi aveva dichiarato di aver fatto all'interno della casa. Allora Stasi dichiara di essere passato di fronte alla porta soffietto per andare nella sala TV, poi di essere tornato, di essersi fermato davanti, di aver aperto la porta soffietto, di essere entrato, di aver sceso dai gradini e poi di essere ritornato per uscire dopo aver scoperto il corpo. Allora, tutte queste operazioni fatte in un ambiente angusto, con poca luce, con una grande macchia di sangue ancora fresco, secondo noi, completando quella perizia che non è mai stata effettivamente effettuata, consente di capire se effettivamente era possibile o no evitare quella grande macchia di sangue fresco, cosa che a nostro avviso non era possibile evidentemente. Grazie a Paolo Reale. Avvocato Giarda. Guardi, anche su questo c'è stato un accertamento peritale e quello che non torna in tutta questa ricostruzione è che chi poi è entrato poco dopo Alberto Stasi, impronte non ne ha lasciate. Sono i due carabinieri di cui parlavamo prima, che sono entrati tra l'altro senza nessuna protezione, quindi senza i calzari. Per cui se quella macchia era, come dice l'ingegner Reale, fresca, e non lo era, anche loro avrebbero dovuto lasciare tracce. Tracce non ce ne sono. C'è una traccia di scarpa e questa traccia di scarpa non corrisponde con nessuna delle calzature che sono state sequestrate ad Alberto Stasi. Era stato ipotizzato anche che Alberto le avesse buttate queste scarpe perché ne aveva uno che aveva detto di aver buttato quando era andato a Londra a luglio. È stata fatta una ricerca su internet e queste scarpe, anche queste, non corrispondono alla traccia che c'è nella pozza di sangue, che è l'unica traccia sicura dell'assassino. Quindi è evidente che non c'entra niente. Capra, com'è possibile cancellare le tracce di sangue dalle scarpe? Non è assolutamente possibile. A mio avviso questo è un tipo di possibilità da escludere nella maniera più categorica. Nella fattispecie, su quel paio di scarpe, gli accertamenti peritali hanno dimostrato che il materiale che erano costituite e il fatto che erano particolarmente usurate rendevano anzi gli stessi reperti particolarmente favorevoli a trattenere eventuali particelle con le quali venivano a contatto. Per cui per me la possibilità, nel caso specifico, di poter cancellare delle tracce di sangue sopra quelle scarpe è assolutamente nulla. Ci spiega, Portera, perché non è bastato il DNA di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta per condannare Alberto Stasi? Perché sui pedali della bicicletta è stato trovato solo il DNA e non si è potuto capire se quel DNA poteva provenire da una traccia ematica di Chiara. Nel momento in cui viene fatto un accertamento su una traccia biologica, a volte il quantitativo non è così
grande da poter fare più prove sul DNA o sulla natura, perché comunque dobbiamo dire al nostro pubblico che una cosa è fare l'accertamento sul DNA e un'altra fare un accertamento per capire che tipo di traccia biologica abbiamo. In questo caso, quando si è in laboratorio, bisogna decidere se andare da una parte o dall'altra nel momento in cui non vi sono troppe tracce da poter analizzare. In questo caso il RIS ha probabilmente fatto l'accertamento sul DNA, che è sicuramente molto più sensibile, dobbiamo dire anche questo, l'accertamento sul DNA è molto più sensibile rispetto a un accertamento sul sangue, quindi il DNA è risultato appartenere alla vittima, mentre il sangue, che ha comunque una metodica più limitata, non ha potuto permettere, o per il fatto che non era sangue o perché effettivamente poteva essere troppo poco, e quindi ha dato un esito negativo. Per cui per questo motivo anche che l'indagato è rimasto in custodia cautelare solamente per 4 giorni, e poi il GIP al 4° giorno, in mancanza di una prova così forte, appunto la mancanza di sangue, ha deciso poi di scarcerarlo. C'è materia sicuramente per discuterne all'infinito su questo caso. Come tutte le persone, Chiara Poggi aveva una vita e aveva un futuro. Tutto ciò che quella mattina è stato spezzato da un brutale omicidio. Una ragazza di 26 anni, una vita semplice nella villetta di Garlasco, in provincia di Pavia, dove viveva con la famiglia. Pochi amici fidati e il fidanzato. Chiara Poggi era una ragazza tranquilla e felice. La sua vita, però, è stata brutalmente spezzata il 13 agosto 2007. La madre, il padre e il fratello di Chiara, quando l'hanno salutata prima di partire per le vacanze, non avrebbero mai pensato che quella sarebbe stata l'ultima volta che l'avrebbero vista viva. Chiara era felice di avere l'occasione di poter passare un po' più di tempo con il suo fidanzato, Alberto Stasi, un bravo ragazzo, studente della Bocconi. Lo aveva conosciuto da ragazzina all'oratorio e poi lo aveva perso di vista. Qualche anno dopo lo aveva incontrato in biblioteca e aveva iniziato a frequentarlo. Chiara si era innamorata di Alberto, con l'entusiasmo di tutte le ragazze della sua età. Una relazione che durava ormai da 4 anni. Le sue giornate si dividevano tra l'università, il lavoro e il suo tato, come lo chiamava lei. In tutti, Chiara ha lasciato il ricordo di una ragazza solare e positiva. Chiara era gentile, dolce, sensibile e riservata. Sempre disponibile ad aiutare gli altri. Gelosa della sua intimità, anche con le amiche più strette. Quando raccontava di Alberto, si limitava a dire quanto ne fosse innamorata, ma non scendeva mai nei dettagli del loro rapporto. Era così Chiara, riservata e anche un po' timida. Chiara, l'orgoglio di mamma e papà. Intelligente, seria, studiosa. Sempre sui libri, fino alla laurea in economia all'Università di Pavia. 110 e lode. Il risultato di una vita costruita bene, con un futuro brillante e pieno di aspettative. Ma ora Chiara non c'è più. Non avrà mai un futuro. Qualcuno gliel'ha strappato via. Qualcuno ha cancellato la serenità e la felicità che Chiara aveva costruito con la sua famiglia. E ora a mamma Rita e papà Giuseppe non rimangono che i ricordi, le fotografie, il sorriso della figlia stampato nella mente. Ma Giuseppe e Rita continuano a sperare che venga fatta giustizia, che chi ha ucciso Chiara finalmente paghi per quello che ha fatto. Sono convinti che alla fine la verità verrà fuori, che la loro piccola Chiara finalmente potrà avere giustizia e riposare in pace. È collegata con noi, e la ringrazio di aver accettato il nostro invito, Rita Poggi, la mamma di Chiara. Buonasera signora, mi sente? Buonasera, sì, la sento. Buonasera signora. Chiara è una vittima in attesa di giustizia. Voi, lo so perché vi conosco da tanto tempo, sono vicino a lei, lo sa, e anche a Paolo Reale, non avete mai perso la speranza di dare a Chiara giustizia e non avete perso fiducia nella giustizia, immagino? No, mai, mai. Guardi, neanche quando le sentenze erano sfavorevoli. Noi non abbiamo mai perso la speranza. Guardi, mi sembrava impossibile che nessuno capisse che
per Chiara bisognava cercare la verità a tutti i costi. Dovevamo cercare la verità e la giustizia. E finalmente qualcuno ci ha ascoltato, la Cassazione ci ha ascoltato e ha capito. Le motivazioni di questa sentenza le danno quindi un'altra speranza, signora? Certo, certo, sì, mi danno un'altra speranza, ci danno anche tanta forza per affrontare il nuovo processo, perché affrontare un processo non è che sia una cosa bella, diciamo. Né è facile. Le posso chiedere, signora, cosa le ha dato la forza tutti questi anni, a lei e a suo marito? Ma il desiderio di trovare la verità per mia figlia e la giustizia per lei. Una mamma, un papà non possono volere che questo, ed è loro dovere cercarla, continuare a cercarla finché non l'avranno trovata. Cosa le manca di più di Chiara, signora? Chissà quante volte gli hanno chiesto, ma stasera vedendo le foto di sua figlia, rivedendo il suo sorriso, i suoi occhi azzurri, glielo voglio richiedere. Cosa le manca di più di lei? Beh, diciamo che mi manca tutto. Certo che il sorriso mi manca, quell'allegria che aveva sempre, quella determinazione, che pur essendo molto semplice, Chiara era una ragazza molto semplice, che se la vedeva non dava l'impressione di essere, cioè dava l'impressione di essere una ragazza magari debole, invece in realtà era molto forte, molto determinata, e la determinazione le cresceva man mano che gli anni passavano, poi l'aveva dimostrato negli anni dello studio, poi quando si cercava il lavoro, insomma, lei deve pensare che io a Chiara non ho mai dovuto aiutarla per prima per studiare, poi per cercare il lavoro, ma anche quando voleva andare da qualche parte, insomma, lei era anche molto indipendente. Ecco, tutto questo mi manca. Signora, le mando un grande abbraccio e a nome di tutti noi voglio testimoniarle con l'applauso del pubblico la vicinanza di Linea Gialla alla sua famiglia e naturalmente a Chiara Poggi. Mando un abbraccio a lei, a suo marito e naturalmente a Paolo Reale. Dopo 6 anni a Garlasco ci siamo tornati. Siamo tornati dai Poggi, ma siamo tornati soprattutto da Stasi. Erano i giorni in cui le motivazioni della sentenza sono uscite. Vi mostreremo tutto questo tra poco a Linea Gialla. Restate con noi. Portare quello che stiamo sopportando noi. Stare sulla brace 7 anni. Prova e poi vedi se va a suonare ancora il campanello di Dio, tu e lui. Bentornati in diretta a Linea Gialla, amici telespettatori. 6 anni dopo la morte di Chiara Poggi siamo tornati a Garlasco nei giorni in cui sono uscite le motivazioni della sentenza. Abbiamo cercato di parlare sia con la famiglia Poggi che con la famiglia Stasi. Ecco il racconto del nostro inviato Martino Villosio, sentiamo. Voi non avete parenti in questo cimitero? Nessuno. E non vado a dire sono andata da Chiara Poggi, no. È una cosa nostra dentro che ci siamo sentiti di venire. Ma come mai? Solo per capire, cioè. Perché siamo genitori. Il 1° novembre, giorno di visite ai defunti, capita anche questo. A più di 6 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, Garlasco è ancora incredula. Nessuna verità, un unico accusato. E i due genitori, quelli di Chiara, che proteggono il loro dolore. Oggi non è il giorno oggi sono i giorni da ricordare, non da parlare. Siamo andati al cimitero a mettere a posto, a portare i fiori, siamo appena tornati, quindi sono un po'
posso dirle niente. Fa troppo male a Giuseppe Poggi, papà di Chiara, offrirsi alle telecamere nei giorni dedicati al ricordo dei morti. Il destino però ha voluto che proprio alla fine della scorsa settimana uscissero le motivazioni della sentenza con cui la Cassazione ha annullato l'assoluzione di Alberto Stasi in secondo grado. Troppe incongruenze, omissioni, sottovalutazioni hanno scritto i giudici. Per condannare bisogna avere le certezze, loro non ne hanno dall'inizio. E le indagini sono state fatte. Rileggere tutti gli indizi a carico di Alberto Stasi. Questo scrivono i giudici della Cassazione. Arrivo qui, ho trovato i carabinieri che uscivano di lì. Cosa è successo? Mi hanno detto che hanno ucciso una ragazza. Che tra l'altro uno dei due gatti era rimasto chiuso in casa. Lei è l'unica che sa. Però purtroppo gli animali non parlano. Impossibile assolvere o condannare Alberto Stasi, scrive la Cassazione. La famiglia di Alberto, assolto in primo e secondo grado, è ripiombata nell'incubo proprio quando intravedeva la parola fine. La deve se ne deve andare. Signor Stasi. Oh, tranquillo, lo prego. Ci vedremo fra 10 anni, ma la pagherai. Ma signor Stasi, ma non è il caso di... No, mani, due mani, però qui via con la roba lì. Signor Stasi. Non troppo comodo quando sono agli altri. Prova a sopportare quello che stiamo sopportando noi. Stare sulla brace 7 anni. Prova e poi vedi se va a suonare con il campanello in giro, tu e lui. Ne siamo stufi, ma veramente stufi, che anche più bravo come me non ne può più. So che, insomma, perché sono stato un po' qua in paese, ho girato, che tu... conoscevi, insomma, Chiara, eccetera. No, non mi interessa, grazie. La voce che abbiamo sentito è di un'amica di Alberto e Chiara. Il baricentro della vita di Stasi si è spostato a Milano. Impossibile contattare i suoi amici a Garlasco, compreso Marco Panzarasa, migliore amico di Alberto all'epoca del delitto. Il padre di Marco è l'ex sindaco di Garlasco. Anche lui tace. Silenzio anche da Maristella, la migliore amica di Chiara, che abitava di fronte a lei e non l'ha dimenticata, come ci spiega sua madre. Piange come amica, una persona modello, una persona eccezionale, una ragazza veramente d'oro, una persona corretta, una persona eccezionale, proprio una brava ragazza. Dopo il bagno mediatico di 6 anni fa, tacciono anche le gemelle K, che dopo la morte della cugina Chiara avevano esposto davanti alla villetta assalita dalle telecamere questa foto, taroccata, con lei. Non ho niente da dire. Niente da dire. Nemmeno parlare un momento con Stefania e Paola. Mi spiace, mi scusi, poi siamo a tavolo. A Garlasco, nonostante tutto, in tanti credono ancora che per i genitori e il fratello di Chiara arriverà il giorno della verità, qualunque essa sia. Gli è dovuto a loro, no? Hanno perso una figlia, secondo me. Come vi hanno lasciato queste motivazioni? Se vi danno un po' di fiducia, solo questo? Una morte così lascia un segno veramente grande. Penso che Carlasco, ecco, è segnato. Dico, non è segnato per sempre. Penso che, nonostante questa grande sofferenza, ecco, Rita e Giuseppe abbiano dato veramente una testimonianza di vivere un dolore con una grandissima dignità. Allora, era il servizio di Martino Villosio che è qui in studio. Che ambiente hai trovato? Poca gente disposta a parlare, voglia di dimenticare questa storia? Sì, diciamo che la prima cosa che aveva colpito all'epoca del delitto era questa normalità di una provincia che era stata squarciata da una cosa che non si riusciva a comprendere, come potesse essere accaduta proprio lì. Questa normalità adesso Garlasco sta tentando di riconquistarla. La famiglia Poggi è tornata a vivere nella villetta in cui si è consumato purtroppo il delitto. Anche la famiglia Stasi comunque vive e lavora a Garlasco. È comprensibile la reazione del padre di Stasi nei miei confronti, voglio dire. Per cui queste due famiglie sono integrate nella comunità. Alberto, come tanti ragazzi lì del posto, vive e lavora a Milano. Però su tutta questa comunità aleggia questa mancanza di verità. È come se ogni abitante di Garlasco continuasse a vivere, a giocare a carte al bar, a incontrare i Poggi, a incontrare gli Stasi, ma sotto sotto si ponesse la domanda: ma come può morire una ragazza di 26 anni in questo modo e ancora non esserci un colpevole?
Andiamo allora in diretta a Garlasco dalla nostra inviata Viviana Guglielmi. Viviana, dove sei? Sì, sono a Garlasco, proprio di fronte alla villa della famiglia dei Poggi. Sarebbe dovuta intervenire ai nostri microfoni la signora Franca Permani, la mamma della vicina di Chiara Poggi, insomma, che poi all'ultimo momento non se l'è sentita. Una testimone chiave la signora Permani, proprio perché presente qui la mattina del 13 agosto del 2007, e dichiarò la signora Permani di aver visto una bicicletta nera da donna proprio parcheggiata qui di fronte alle 9:10 del mattino. Ricordiamo che Chiara Poggi disinserì l'allarme della casa alle 9:12, forse proprio per far entrare il presunto assassino, che poi la signora Permani purtroppo non vide. Ricordiamo tra l'altro che la bicicletta in questione però non corrisponde alle due biciclette sequestrate alla famiglia Stasi. Ora la Cassazione vuole tornare ad analizzare una terza bicicletta in possesso della famiglia Stasi e mai sequestrata, perché non corrisponde proprio alla descrizione fornita dalla signora secondo il maresciallo Marchetto. Insomma, rimane quindi il dubbio di dove sia quella bicicletta nera. Grazie a Viviana Guglielmi. Quindi, professor Bruno, 6 anni dopo siamo al punto di partenza, di fatto? Direi di sì, nel senso che, a parte il fatto che si cerca diciamo, come abbiamo visto prima, di fare in modo che tutti gli indizi che erano emersi, io viene un po', sono orripilato dall'idea che la mancanza di sangue sia un indizio, perché semmai dovrebbe essere il contrario. Ma in ogni caso, tutti questi indizi saranno sicuramente chiariti in senso negativo per quanto riguarda la figura di Stasi. Allora rimane il fatto di cui la città è testimone, perché la città è testimone di una grossa paura. La gente ha paura, e ha paura perché c'è in giro un assassino di questo tipo, che non è stato riconosciuto. Allora, un assassino noi diciamo sempre al maschile, ma siamo sicuri che si tratti di un maschio? La bicicletta è stata vista una bicicletta da donna, potrebbe trattarsi anche di una donna. Allora il problema è, indaghiamo anche su qualcun altro, magari dopo il prossimo processo, ma indaghiamo su qualcun altro, perché io sono sicuro che per quanto riguarda lo Stasi si è fatto anche troppo, e più di questo non si può fare, sulla base di indizi che sono indizi negativi. Se lui avesse avuto le scarpe piene di sangue, io avrei capito, ma siccome non ce l'ha, beh, è difficile dire che l'assassino non ce l'ha, perché chissà quando le ha lavate. Avvocato Rizzoni. Vorrei tornare sia sulla bicicletta nera che su questo problema delle scarpe pulite. Sulle scarpe pulite il meccanismo in realtà è molto semplice. Stasi ha raccontato di aver attraversato quella scena del crimine. Anche la sentenza di primo grado ha dato che è impossibile attraversare quella scena senza sporcarsi le scarpe. Le sue scarpe sono pulite. Evidentemente non è vero che è entrato nella casa, ma ha descritto il corpo, quindi evidentemente l'ha visto in una fase antecedente, cioè alle 9:30, quando la ragazza è stata uccisa. Sulla bicicletta nera, se mi consente, in realtà la Cassazione dice una cosa diversa. Noi abbiamo sempre evidenziato un dato oggettivo. Stasi, interpellato il pomeriggio del 14 agosto, dice: ho 3 biciclette a disposizione. Casualmente dimentica di avere una bicicletta nera da donna e ne ricorda una rossa ripieghevole. La Cassazione ci dice: il fatto negativo dotato di positività potenziale come indizio dell'omessa menzione della bicicletta da parte di Stasi. Spiego meglio il concetto. A una persona viene chiesto: quante biciclette hai? Lui dice di averne 3, dimentica casualmente di avere una bicicletta nera da donna. Perché dice casualmente? Evidentemente è casualmente. Poi la sentenza d'appello ci dice può essersi dimenticato. Vengono sentiti nell'immediatezza i genitori. Entrambi si ricordano di avere una bicicletta nera da donna. La mamma si ricorda di averla presso l'abitazione e il padre presso la ditta. Quando faccio notare questa incongruenza, la Corte d'Assise d'Appello mi dice: la mamma si può essere sbagliata o possono aver sbagliato verbalizzare quello che hai detto.
capisce che davanti a un'argomentazione di questo tipo la Cassazione non può che bocciare un ragionamento che è di per sé non logico. Rimane il dato oggettivo che due testimoni hanno visto una bicicletta nera da donna, Stasi ha una bicicletta nera da donna, interpellato, non ha detto di avere casualmente, dico io a questo punto in maniera ironica, proprio la bicicletta che poi è al centro di questa vicenda. Perché non l'ha detto l'avvocato Gerta? Guardi, la domanda non è come è stata formulata dall'avvocato Tizzoni, quante biciclette hai? La domanda era precisa, che biciclette hai nella tua disponibilità? Se uno mi fa una domanda del genere, io dico le biciclette che io utilizzo normalmente. Quella bici non era utilizzata da Alberto Stasi. Sull'elemento della bicicletta c'è un problema della sentenza della Corte di Cassazione che fa capire quanto in modo superficiale sia stata analizzata. Si dice che quella bicicletta, che è stata descritta dalla vicina di casa, dalla Bermani, corrispondeva esattamente a quella che era stata vista dal maresciallo Marchetto. E si dice che c'è appunto un inequivoco giudizio sulla corrispondenza di questa bicicletta. Ecco, questa è la relazione del maresciallo Marchetto in cui dice che la bicicletta non corrispondeva con la bicicletta della Bermani, esattamente il contrario. Tizzoni. Veramente su questo sono, come dire, invitato a nozze. Il maresciallo Marchetto avrebbe dichiarato di aver sentito dalla viva voce della Bermani la descrizione della bicicletta e si sarebbe recato presso la ditta dello Stasi. Scopriamo in seguito, proprio nella memoria della difesa di Stasi, che in realtà è stato papà di Stasi a chiamarlo presso la ditta alla mattina delle 8 del 14 agosto per fargli vedere quella bicicletta. Scopriamo poi però che nei verbali il maresciallo Marchetto non era presente quando la Bermani raccontava il fatto, perché la stessa Bermani dice: non c'era il maresciallo del mio paese mentre venivo sentito. Quindi cos'è successo? Il maresciallo Marchetto, forse perché avrà sentito da qualche commilitone questa descrizione, si reca presso la ditta, o meglio viene chiamato presso la ditta, esclude la bicicletta solo perché c'è un particolare che non torna al cestino, e poi sorprendentemente vengono sequestrate una bicicletta Bordeaux e una bicicletta grigia e non la bicicletta nera solo per un piccolo particolare che non torna. Non è d'accordo l'avvocato Giacchi? No, non è assolutamente questa la descrizione. La richiesta di acquisizione della bicicletta era già stata fatta dall'avvocato Tizzoni. C'era una relazione che escludeva la corrispondenza. Il dottor Vitelli ha detto una cosa in più. Siccome c'è questa relazione, sentiamo il maresciallo Marchetto. L'abbiamo sentito nell'ambito del processo con il contraddittorio. Questa circostanza che lui non era presente alla deposizione è stata chiarita. Lui era presente, ma non ha firmato il verbale. Questo è chiaro, è stato detto nell'ambito del processo. Rimane un dato oggettivo. Noi al giudice abbiamo chiesto, esibiamo questa bicicletta alle testimoni. Non è stato fatto nemmeno questo. Avessimo chiesto di sequestrare l'Iva di Taranto, mi consenta, avrei capito. Si consentiva semplicemente di andare a recuperare la bicicletta degli Stasi, farla vedere alle due testimoni per vedere se corrispondeva a quella che loro avevano dichiarato di aver visto. Quindi si tratta di un'analisi assolutamente facile. Aggiungo inoltre che non è vero che Stasi non utilizzava quella bicicletta, perché lui stesso, a domanda precisa, dice: andavo spesso in bicicletta dalla Chiara, almeno una volta ho usato quella Bordeaux. Evidentemente le altre volte usava le altre biciclette che erano a sua disposizione, come peraltro riconosciuto anche da altri testimoni. Non quella nera da donna, non l'ha mai utilizzata e non ha mai detto di averla. È sempre stata nel magazzino del padre, e questo elemento è un elemento che crea ancora più problemi nell'ambito della ricostruzione dell'omicidio e nella compatibilità con quei famosi 23 minuti. C'è materia su cui dibattere. Volevo legarmi, le chiedo una risposta breve, avvocato Vizioni, a quello che diceva il professor Bruno in conclusione. Avete mai considerato l'ipotesi che non si tratti di Stasi, ma che sia magari anche una donna? Capisci, nel momento stesso in cui noi chiediamo ad analizzare un capello, noi non possiamo sapere di chi è questo capello. È evidente che la parte civile ha sempre cercato la verità ovunque, però quando ti precludono accertamenti che vanno a 360 gradi, quelli di accertare di chi è un capello, è evidente che a questo punto noi ci concentriamo sul soggetto nei confronti del quale vi sono seri e concreti indizi, come riconosciuto dalla Cassazione. Non è questione di essere prevenuti verso qualcuno o di fare un accanimento giudiziario. Il discorso è completamente diverso, il discorso che noi per anni abbiamo chiesto accertamenti che ci sono stati negati e che vanno in quella direzione e che potevano andare, se erano concessi, anche in altre direzioni. Grazie all'avvocato Tizzoni, grazie. L'avvocato Giarda voleva aggiungere. Fare una precisazione. Prego. Se dobbiamo andare su questa ipotesi di piste alternative, allora dobbiamo, e spero che su questo ci sia la possibilità di seguirci, siccome è stato spostato l'orario della morte, tutti gli alibi sono stati controllati su quell'orario della morte sbagliato, cioè 10:30, che vengano ricontrollati gli alibi di tutti i testimoni
nell'ambito del nuovo orario della morte indicato, che è quello che noi abbiamo sempre indicato come corretto, cioè tra le 9 e le 10. Ci sarà sicuramente di che discutere. Sara Viola, volevo finire con te. Una ragazza amata da tutti, il componente della paura, come ci ha detto il professor Bruno prima, probabilmente è possibile, è un'ipotesi, ci può essere ancora un assassino in libertà, ma resta il fatto che questa ragazza, questa famiglia, la mamma di Chiara Poggi, l'abbiamo sentita, è in attesa di giustizia. Io credo che la mamma di Chiara Poggi non voglia la testa di Alberto Stasi, vuole sapere chi ha ucciso sua figlia. È un'altra donna morta, una donna che, della quale non conosciamo ancora l'assassino. Se c'è il dubbio se Alberto Stasi sia colpevole o no, non c'è dubbio sul fatto che Chiara Poggi invece sia morta. La nostra attenzione credo che da Alberto Stasi deve tornare sulla vittima, perché questa vittima deve avere giustizia. Ne parleremo e con queste parole di Sara Viola concludiamo qui. Ci vediamo martedì prossimo 21:10 sulla 7. Grazie alla squadra in linea gialla e grazie a voi. Buonanotte.